Ciao a tutti, benvenuti alla quarta sessione di Warraven, quarta sessione di Warraven nella campagna degli arieri d'acciaio. Oggi forse finiamo oggi sicuramente spero che finiremo la stagione del sangue e quindi siamo live da adesso, quindi ciao a tutti! Sì, non ho Ciao, sentito ciao. niente. No, Siamo... era apparso prima. Ciao. Però è ricominciato da capo. Comunque, la quarta sessione di Warraven, la campagna delle reti d'acciaio. Oggi forse finiremo la stagione del sangue. Quindi forse riusciremo a fare anche l'interludio, oppure lo faremo la prossima volta. E partirei con un velocissimo riassunto fatto da voi di quello che è successo nell'ultima sessione. Facciamo un'altra volta dal punto di vista del Se personaggio. li facciamo dal punto di vista del personaggio, sono meravigliosi. Prego, chi vuole andare per primo? Vai, Eurista è partito lanciato. Vado, perfetto. Allora, la scorsa volta siamo arrivati a Stramelsund. Dopo un po' di incertezza su come entrare in città, abbiamo deciso di entrare e di alloggiare a una locanda di, non mi ricordo, Isabella. di, Isabella. ok, Isabella, esatto, e poi da là spostarci alla taverna di Abel per cercare di reperire informazioni, se non addirittura contattare il Sir Dominic, che stavamo cercando già da un po'. E siamo andati con tutte le buone intenzioni del mondo, almeno Eurystheus è andato con tutte le buone intenzioni del mondo, e purtroppo non è andata proprio come pensava sarebbe andata, e quindi Eurystheus si ritrova a parlare con Abel, il proprietario della locanda, cercando di reperire informazioni riguardo al cavaliere, quando di punto in bianco si ritrova Lien accanto, che prende per il collo e alza da terra il locandiere, Cieco, e da cieco, il cieco, locandiere cieco. vecchio cieco. Da quel momento in poi Oristeo non capisce più niente, non sa cosa sta accadendo, non sa cosa abbia scatenato tutto questo caos, il caos che poi ne è derivato, e sa solo che si ritrova a fuggire dalla locanda con il vecchio sulla spalla di Liam, e a seguire gli ordini di Ruggine, che a un certo punto gli dà una balestra in mano, lo fa sparare ad altra gente che esplodeva. Bravo, totale. E niente, quindi Ruggine e Aristeo si ritrova semplicemente a seguire gli ordini, finché non si arriva alla locanda di Isabella, dove Ruggine e Aristeo riesce a parlare con lo locandiere, riesce a scoprire qualcosa sul suo passato. Abel. Esatto, riesce a scoprire il fu vecchio Abel, perché dopo aver scoperto il passato di Abel, dopo aver avuto un po' di informazioni, Lian decise di ucciderlo. E da quel momento in poi Lian si trova ad avere come unica fonte di informazioni Oristeo. Oristeo che però non vuole dargliele perché non lo ritiene degno di poterle avere, insomma. Perfetto, allora, guarda, in realtà il riassunto è abbastanza completo, quindi andrei di integrazioni con gli altri. Ok. Se c'avete qualcosa da aggiungere, qualche Vabbè, no, io dettaglio. integro solamente dicendo che per oggi è andato tutto esattamente come previsto. L'unica cosa che posso aggiungere è il fattore che Vazzo sarà incazzato per il semplice fatto che si poteva risolvere tutto pacificamente e tutti gli altri hanno mandato tutti a Questa è un'idea morire. molto, molto, molto personale di Vazzo. Uno che è andato a menare il barista, l'altro che spara l'ampione. L'esplosione e la situazione pacifica, diciamo che sono i due estremi. Comunque, Ruggine, diciamo, ha seguito, è entrato nella locanda, diciamo, predisponendo un piano di fuga che doveva essere un diversivo, soltanto che, diciamo, ha sperimentato un po' della nuova polvere che aveva ricevuto la scorsa sessione dalla compagnia mercenaria dell'Ampolla Blu, pare,
e le cose, no, l'espansione è stata un po' più grossa del previsto, ma comunque è servita allo scopo. E dopodiché siamo scappati, diciamo, ho tirato fuori qualche cappello dal cilindro per orientare gli inseguitori, Lugia. E... diciamo che gli ha detto molto bene Euristeo che gli hai lanciato una balestra e niente di più strano. Però, no, no, ho preso la tasca giusta. Esatto. E niente, ci siamo fatto, abbiamo fatto un po' di guerriglia per scappare e siamo arrivati all'Uganda. E diciamo che Ruggine, diciamo, sta iniziando a perdere qualche colpo, diciamo, dal punto di vista di manie di grandezza e di autoconsapevolezza. Giusto qualche colpo. Ma quelli che perde però sono grossi. Va bene, va bene. Se, se a questo punto, Lian, tu non so se vuoi aggiungere qualcosa, Simone. No, su, la scorsa sull'accaduto. Puntata si è visto proprio l'empatia di Liam e le sue ferite nell'anima del povero ragazzo. E Euristeo fa la parte del malvagio in questo momento. Punto di vista di Ian, sì. Giusto. Perché il riassunto è: se io andassi dal paese di Euristeo e gli ammazzassi la famiglia, poi se gli chiedessi scusa, mi perdonerebbe? E questo lo giochiamo subito in gioco, perché questa è la, potrebbe essere tranquillamente la frase che Lian ha appena rivolta a Bazoff, mentre cercava di tranquillizzare. Esattamente. Ma proprio me lo immagino che dice questa frase, io parliamone più tardi, studiamo un pochino meglio quello che stai pensando, cosa vorresti realmente fare? Perché appunto la sessione era finita con Lian arrabbiato nero che andava via e Vazov che lo inseguiva cercando di tranquillizzarlo e che esprimeva a Ruggine la volontà di voler parlare con più calma. Sì, io farei un po' di aggiornamento rapporti, comunque un attimo di ristabiliamo al volo rapidamente. Ok, allora, se, ok, se allora, velocemente, prima vediamo se la coppia Vazov-Lian vuole se ci sono degli scambi secondo voi che volete giocarvi, volete portare in gioco o nella situazione. Voglio tranquillizzare Liam, più che altro voglio vedere se Liam, lui come personaggio, vuole reagire a quello che sto cercando di, cioè che sto cercando di tranquillizzarlo, o vuole farla morire così la scena e basta, semplicemente. No, io penso che su di te, Vazov, ho, cioè perlomeno ho stima sicuramente, quindi le tue parole le ascolto. La rabbia è tanta, però probabilmente non lo so quello che mi dici per potermi calmare. Quella sì. Ok, allora giochiamolo, vai. Sì, ti spiego semplicemente che magari questa è la rabbia del momento. Euristeo c'è, sai, è un uomo di città, lui non capisce quello che abbiamo passato noi, quindi dagli un po' di tempo, calmiamoci un attimo, poi ne riparliamo, nel senso cerco di tranquillizzarti come meglio posso e ti dico, concentriamo tutta questa furia nel combattimento, adesso tranquillizziamoci però. Io vorrei... Vai, aspetta. Anche se non riesco proprio a sopportarlo in questo momento, Vazov, non posso che darti ragione. Anche alla locanda probabilmente ho creato una situazione che, vedendo come sono messa, probabilmente è meglio che tento di ritornare in me, anche se quando lo vedo in faccia solo il pensiero di Euristeo ora mi fa venire l'orticaria, come si sa. Comunque tranquillo, non ti sto giudicando, non, dopo quello che è successo oggi non oso immaginare cosa ti sia successo, quindi se tu hai bisogno di parlare qualsiasi cosa sappi che ci sono, e comunque se vuoi rientriamo insieme, così se dovesse arrivare tanto scatto via verso Euristeo cerco di tenerti un attimo. Questa scena l'avete fatta fuori? Da parte, sì, eravamo fuori. Ora piccolo Gliss, stiamo per rientrare, voi siamo su di voi. Ok, io volevo parlare con Lian, vedo un attimo che si è calmato, stavolta tenterei un approccio
meno di petto. Faccio Rian, tu sei un membro fondamentale del nostro gruppo, non ci saremmo salvati tante volte senza di te, e questo è innegabile, ma resta il fatto che per i miei piani sei una variabile impazzita, quindi questa volta in qualche modo ce la siamo cavata e lo pagheremo, però adesso, qui, prima di combattere la prossima battaglia con i cultisti che non ci daranno quartiere, voglio sapere che diamine ti è successo, e così, come tuo superiore, se Valzorf è d'accordo, potremmo anche darti una mano magari a risolvere questo problema e inglobare il tuo problema nel nostro problema generale. È un problema del mio passato. Chi sono questi uomini e cosa ti hanno fatto? Beh, l'uomo che ho ucciso non è stato sempre vecchio, e quando lui era giovane venne con la sua compagnia al mio villaggio e trucidò praticamente ogni persona a me cara, ogni mio conoscente, la mia casa ormai non esiste più perché loro sono arrivati nel mio villaggio. E quello che sto cercando non era tanto Abel quanto il suo comandante. E chi era? Purtroppo ero troppo piccolo per sapere il nome, però ho ancora negli occhi il simbolo della loro compagnia. Quel tatuaggio lì, com'era? Era un cinghiale, master, eh? Cos'era? Va benissimo il cinghiale. Bello, bello. E potrebbe essere qui questa persona o altri commilitoni? Non lo so. Così almeno se vedi un cinghiale disegnato su qualcuno so come reagirai. Era anni che stavo cercando qualche indizio su di lui, ma non avevo mai trovato niente, per questo ho iniziato a stare con voi, entrare nella compagnia, perché errando per le nostre avventure probabilmente avrei avuto più possibilità di avere indizi, e invece ora l'unico indizio che avevo purtroppo l'ho ucciso, e tutto quello che sapeva l'indizio lo sa Euristeo. Euristeo, magari potremmo ragionare con lui, tanto lo dico anche questo presente. Sì, sì. Però è importante che tu ci dica queste cose, perché penso che se siamo tutti d'accordo ci sarà tutta occasione per vendicarti. Sinceramente a me uccidere un mercenario piuttosto che un altro lo cambia poco. Esatto, siamo una squadra, una famiglia alla fine, ci sosteniamo a vicenda e non ti giudichiamo. L'unica cosa che ti chiediamo è un po' di autocontrollo, solo quello. E anche Euristeo, capisco che tu sei molto in contrasto con le mentalità di Lian, però cerca per favore di non giudicarlo. Abbiamo tutti avuto i nostri traumi, siamo, come ho detto, siamo una squadra, cerchiamo di collaborare al massimo che possiamo. Cioè, è vero che Liam ha esagerato con l'anziano, però tu hai buttato la spada in faccia al tuo compagno. Non si sente. No, ma non sta... voi non stavate fuori? No, ero rientrati. Siete rientrati? Allora, ok. Prima che rientrate, mentre Valzov e Liam, perché volevo... No. Siccome c'erano anche Carl e Sam là dentro. Giusto. Esatto. E prima che Lian rientri, e volevo dire a Carl e Sam che gli sono grato per essersi uniti a noi, gli sono grato per la fiducia che ci hanno dato, ma gli dico anche che adesso la loro vita è in pericolo, perché sanno l'unica cosa che Lian vorrebbe sapere. E Lian non si fermerà molto facilmente, e quindi gli dico che... Di andarsene il più lontano possibile, non farsi trovare. E gli dico che stando con noi non sarebbero al sicuro. Io ci sto, come... però aspetta. Tu stai là dentro? Sì, io sì. Se vuoi, cioè, sto da parte, non faccio. No, niente. Non lo so, perché io volevo parlarci privatamente. No, no, ora non sto. Faccio conto che vi siete messi da parte, io vi vedo con Fabula. Ok.
e niente, gli dico che le loro vite non sono sicuro e che non voglio assolutamente avere nessuna persona sulla coscienza. Non voglio che le mie azioni, le mie decisioni mettano a repentaglio, mettano a rischio la vita di qualcun altro. Non voglio prendermi questa responsabilità. E quindi gli dico che se vogliono li coprire la loro fuga, se vogliono scappare adesso, forse è il caso. E se vogliono andarsene, sono liberissimi di farlo, ovviamente. Tanto stanno a Stramelson, quindi penso che se vogliono trovare qualcuno che sia disposto a ospitarli, penso che lo faranno facilmente, essendo dei soldati di Garbald. D'accordo, e vedi che si guardano un attimo e sembrano abbastanza spaventati. Dopodiché Carl ti guarda e ti dice grazie innanzitutto per averci detto questo. Effettivamente un po' paura di Lian ce l'abbiamo, è stato un po' strano quello che è successo oggi. Quindi ti direi che noi rimaniamo nei paraggi. Qualsiasi cosa, se tu dovessi avere bisogno, però siamo a disposizione. Probabilmente facciamo così, noi in generale, se ti serve ancora parlare con noi, faremo in modo di rimanere in contatto con Isabella, e quindi se ti serve di... Gli dico grazie, io sapevo che sarebbe stata un'ottima aggiunta alla nostra fila. Cominciavo a essere veramente molto, molto legato a voi. Mi spiace sia andata in questa maniera. Si riguardano tra di loro e Sam aggiunge: vabbè, magari Lian muore. Quelli come lui non durano a lungo. Si alzano e sgaiattano via. Vai, vai, vai. Se vuoi aggiungere qualcosa, prego. Io li vedo uscire. Usciranno probabilmente da un'altra parte. Non penso che usciranno dalla parte. Ma in realtà sì, no, potrebbero uscire. Io li vedo uscire, ma sinceramente quei due proprio. Tu li vedi che escono un po' cutoli, come diceva mio padre, diciamo un po' guardinghi, però non è che... Senti, maestro Dagrona, che... Dimmi carissimo. Io meccanicamente mi spunto Kagame, lì a nascondere un segreto, qualcosa di tormentato, e poi esco. Va benissimo. Per adesso torniamo, okay. Quindi abbiamo se fatto il flashback di Euristeo. Adesso siamo tutti e quattro nella stanza e non ci sono Sam e Kagame. Esatto. Boh, allora finisco il discorso, dico semplicemente, vabbè, oltre a quello che ha già detto prima, gli dico a Euristeo, perché comunque Lian avrà anche sbagliato, ma tu hai buttato una spada in faccia a un tuo compagno, che forse è anche peggio su certi punti di vista. Qualsiasi cosa accada, i nostri difetti o pregi, comunque non siamo una squadra, dovremmo collaborare. Sarebbe stato, ma so che sei il più giovane fra di noi, sei appena arrivato, ok, posso capire l'emozione del momento, ma con un compagno di squadra si cerca di ragionare. Non ci si punta a spada contro. Ho provato a raggiungerci. È stata la prima cosa che ho fatto. Non ho avuto risposta, se non quella di una condita minaccia. Quindi non c'è altro modo per cercare di bloccarlo. Semplicemente ha mandato in fumo quella che poteva essere... una missione molto semplice. Stavamo raggiungendo l'obiettivo. Non lo metto in dubbio. L'unica cosa che ti posso dire è: ok, è accaduto. Lo sbaglio poteva farlo chiunque. Abbiamo sbagliato tutti quanti oggi. Nessuno di noi è escluso. Io no. Cugine, fammi il piacere. No, io devo fammi servizio. fammi proprio il piacere. Guarda, io dico: vuoi mescolare tu le dosi esatte? Beh. Semplicemente, allora, il fattore che, come azione, Liam che si mette a picchiare il vecchio, tu che fai saltare in aria, poteva finire in modo completamente diverso piuttosto che allarmare tutti. Dico semplicemente questo. Bastava mentre che Liam fate... non se la accanisse con il vecchio. Mentre fate questa discussione, cominciate a sentire un gran movimento all'esterno della locanda. E in particolare sentite degli ordini che vengono...
aspettati, in particolare da una voce bassa e tonante, a quelle che sembrano essere quindi delle guardie che si stanno disponendo tutte intorno alla locanda. E vi guardate intorno e vi rendete conto che all'interno della locanda di Isabella neanche c'è più, e siete soli all'interno di questa locanda completamente deserta e mal ridotta, e in questo momento vi rendete conto che avete continuato a parlare e a perdere tempo mentre eravate inseguiti da artisti, che perdere tempo è brutto, ma e mentre le guardie erano state allertate dopo aver scaraventato un cadavere da delle finestre, quindi siete stati anche facilmente individuati. E questa è la situazione. Dopo qualche... continuate a sentire questi ordini, ditemi se intanto fate qualcosa. Vabbè, sbircio da una finestra per vedere chi so, quanti so, so guardie o so cultisti. Vedi un certo numero di persone armate, sembrano delle guardie, sembrano avere più o meno tutte quante gli stemmi, lo stesso stemma che richiama qualche casa di Garbald. E tra questi vedi in particolare uno che sembra essere il capo, che sta dando gli ordini. È una persona, è un uomo abbastanza grande, adulto. C'è una cicatrice sull'occhio. Non c'ha una cicatrice sull'occhio. Ah no, sì, c'ha una cicatrice sull'occhio, se lui intendeva quelli, sì. E, sì, e sembra essere abbastanza orgoglioso e prestante comunque, diciamo, rispetto agli altri dell'esercito, delle guardie, comunque delle guardie di un posto abbastanza disperato come Stramelsund, quindi hanno dotazioni mal ridotte, i simboli, gli stemmi scoloriti, le casacche abbastanza rovinate. Lui sembra essere, nonostante sia comunque rovinato, si veda il tempo passato, sembra avere una cura decisamente straordinaria per i suoi armamenti. Sta dettando gli ordini. In più vedi in lontananza, non in lontananza, oltre le guardie radunate, diciamo, in un angolo, riconosci alcuni dei cultisti, come li chiami tu, che vi hanno inseguito durante, che erano alla locanda. In questo momento ti rendi conto che effettivamente hanno un segno di riconoscimento a cui non avevi fatto caso. Hanno un quadrato di stoffa rossa ricamato sul cuore, e in mezzo a loro in particolare noti una donna dai capelli rossi, molto che guarda verso la, che non sta parlando con gli altri, guarda fisso verso la locanda con uno sguardo. Sembrano collaborare o quelli stanno dietro tipo avvoltoi? Stanno dietro tipo avvoltoi. Sembra che vogliano capire come va. Aristeo, non sento. Aspetta, Anthony, se sentito proprio. Non abbiamo sentito te, sentiamo solo rumore. Riprova a mettere casomai le cuffie come stavi l'altra volta. Delle prime, diciamo. No, le prime. No, metti quell'altra. Era si sentiva ogni tanto, ma sembrava meglio, quindi proviamo. Ma non insomma anche da testiera, no, non lo so, mamma. Secondo me gli fa contatto qualcosa. Sì, noi che cosa sapevamo di Absalom, che era, lo sapeva solo Aristeo, che cosa? Lo sapevamo tutto, che Dominic probabilmente stava sotto riparo da questo Absalom. Sapevate che c'era questa persona, questo personaggio Absalom, che era quello che aveva di fatto mantenuto il capo dei capi, esatto, che era a capo di alcune di un'armata, e che era sicuramente un posto a cui si poteva no male si sente ma proprio non sentiamo te, sentiamo solo un macello, quindi non quello ti muto perché non c'è prova senza niente. Guarda, se il PC sta a contatto metallo con metallo, che magari sai cosa puoi provare? Hai il cellulare? Prova ad usare il microfono del cellulare per parlare con noi. Bravo. Quindi entra su.
se collega su StreamYard da telefono. Sì. Togliamo da StarTorrent. Sì. Vabbè, intanto questo è quello che sapevate più o meno voi, e quindi sapevate che probabilmente Sir Dominic, cioè Dominic ci sarebbe potuto avere come riferimento questo Absalon. Non mi ricordo precisamente che cosa ti ha detto il vecchio Abel, Mi ha detto di parlare con Adele. Absalom, Ok. però ti ha detto a Probabilmente te in avrebbero. privato, eh. Sì. Dalle descrizioni che ci hanno fatto anche Sam e Carl, il capo delle guardie potrebbe tranquillamente essere Sir Assolutamente sì. Dominic. Potrebbe... Ah, sì, no, proprio lui. Io ti dico, mentre insomma controllo, dico, Risteo, se c'è qualche informazione che può essere utile per uscire da qui, è il momento giusto per darla. Di quello che non vuoi dire Ian, in questo momento non me ne frega niente. Oh beh, non c'è bisogno che mi chieda 2 volte di salvarci la pelle. Rientro anch'io nell'accordo. Quindi abbiamo ucciso un criminale di guerra, se così vogliamo capire, Sì. chiamarlo. Questo è quanto. Il tatuaggio che ha sul braccio è nella prova. Questo possiamo dirgli. Ma questo qui fuori si chiede, secondo te? Probabilmente Sir Dominic, dalla descrizione che ci hanno fatto Sam e Carl, magari parlando anche con loro, probabilmente potrebbe essere Sir Dominic, se lo... Oddio, mi sentite? Sì, ti Sì, sentiamo, ti perché sentiamo. non vedo più Stefano, ce cioè lo vedo bloccato, o sono solo io? No, c'è ragione. Ste? Ah, intanto li metto dentro. Anthony è uscito e si è bloccato Stefano, c'è cioè un potere in Pro, mezzo, Anthony. prova Anthony. Mi sentite? Oh, ti sentiamo Paura benissimo. proprio, perfetto. Perfetto. E allora il Era un po' computer, non capisco scomodo. cosa sia successo. Non capisco cosa sia successo. Ti si sente Vabbè. anche meglio col microfono del cellulare. Boh, allora credo sia proprio la presa jack del computer che è andato, mi sa. Che Può darsi, ma abbiamo perso Stefano però nel frattempo. bello, siamo a Però ci ha posto. lasciato con questo bellissimo sguardo Esatto, profondo, no? un po' Tenebroso. dubbioso, ma forse si era accorto che stava succedendo qualcosa. Sì. No, così, così, Anthony. Se ti giri, noi ti vediamo l'orizzontale. Stavo vedendo se si poteva raddrizzare il coso, ma no. Vabbè, stavo dicendo semplicemente che all'inizio di tutto, quando Ruggine sta andando a controllare la finestra, mentre io ho sentito rumore, stavo controllando le scale in salita per le nostre stanze, se stava già Ok. salendo qualcuno. No, 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 queste erano fuori, eh. Le guardie stanno soltanto fuori, voi affacciate e vedete che rimangono fuori. Ok, a questo punto, vedendo Ruggine che sta pensando, facendo i suoi calcoli e si è bloccato là, decido, per salvarmi la pelle, decido di prendere parola a questo punto. E m'affaccio, cioè, m'avvicino, non m'affaccio, m'avvicino alla finestra, non vorrei che arrivasse qualche frecciata in faccia. No, vedi che stanno. Ok, vedi che stanno ancora. Ci stanno ancora organizzando fuori. Cioè, Tocco la spalla a Uno. Oristeo, mi raccomando, Oristeo, eh. Prendi un bel respiro, ho fiducia in te, forza. Sir Dominic? È proprio lei? Lo urli, immagino, perché Sì, comunque. lo urlo. Cioè, vabbè, sì, Vedi se volete che. urlo, metto il microfono, non so quanto No, 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 era per capire la scena. Se stavi lì timidamente, No, Sir no. Dominic, oppure stavi No, no, no. urlando. Ok. Sono appoggiato dietro vicino alla finestra, spalle al muro e urlo, ma faccio Ah, ok, con la bocca e stile urlo. Sir western. Dominic? Ok. Sì. Ok, vedi che devi urlare probabilmente 2 o 3 volte prima che qualche armigero, qualche guardia si renda conto del fatto che stai chiamando e lo riferisce a Sir Dominic. In pochi secondi riesce a tenere il silenzio all'esterno e dopodiché si rivolge verso la locanda in maniera molto generica. E urla: sappiamo che gli assassini di gente innocente che sono entrati oggi a Stramelsund sono rifugiati in questa locanda. Uscite immediatamente fuori e sarete processati. Sir Dominic, capisco che può sembrare
in questa maniera, ma in realtà quello che è stato ucciso oggi non era una persona innocente, quello che è stato ucciso oggi era un ex membro dei cinghiali d'assalto. Perfetto. E non so se ha mai sentito parlare di questa compagnia, ma ha causato diverse morti, perdite anche tra persone innocenti, persone che non c'entravano assolutamente con la guerra. Molti di loro la compagnia si è dissolta tempo fa, qualche anno fa, okay. Sì. Scusate, ho saltato la corrente. Ah, ecco come. Ecco perché è tutto buio. E c'è stato un momento in cui quelle persone hanno causato diverse hanno reso orfani diversi bambini e hanno... Ma aspetta, Euristeo sta parlando con Tomic? Sì, là dietro la finestra, okay. Sta urlando fuori. E questo è quanto, ripeto, potete controllare il tatuaggio di un cinghiale sul suo polso. Questo dimostrerà che vi stiamo quello che sto dicendo. E... Va benissimo, quindi uscite fuori senza armi e ne riparliamo. Ma gli ha detto che sappiamo chi è? L'ha chiamato Sir Dominic, per cui direi che lo sa. A maggior ragione se non avete nulla, se non avete fatto nulla di cui dovreste essere imputati colpevoli. Peccato che oltre al vecchio Absalon siano morte anche altre persone. Peccato che avete semidistrutto una locanda che era frequentata da persone innocenti tanto quanto quei bambini di cui a quanto pare il vecchio Absalon era colpevole di aver reso orfani. Uscite fuori. Sir Dominic, siamo venuti qui proprio per... Posso? Faccio a Sir Dominic. Sir Dominic, adesso parlerà il capo del nostro piccolo gruppo. Ok, fammi una prova per tiro di posizione, okay. Per vedere quanto risulti convincente agli occhi di... Direi carisma. Dominic, sì, decisamente. Ok, e quanto è il livello di posizione? C'è ragione. Il livello di opposizione è... Meno di 7 va bene. Sì. Il livello di opposizione è 6. È 6? È meno 7, questo. Mi gioco tutti e tre i punti somma che mi sono rimasti. Ma quanto è bello. Ma quindi... Con un vantaggio, come si dice. Con incremento, ho riuscito con incremento? D'accordo, l'incremento... Diciamo che voglio fargli capire che non siamo qui per creare ulteriori casini, ma quello che vogliamo è discutere. Adesso siamo in modalità pacifica, spero. D'accordo, allora guarda, ti dico che l'incremento è che, guardando, buttando un occhio fuori, notate che... Porca troia! notate che c'è un cane che abbaia. Ma il sta cane abbaiando... che fa contatto, secondo voi? Il cane che fa contatto sta abbaiando al gruppo di cultisti che si sta un po', che prima vedevate molto animati e che comunque cercavano di gridavano insulti verso Euristeo. Scusate. Verso la locanda, nulla. Mentre lui cercava di parlare, adesso sembrano essersi calmati. Sembra che la donna rossa dei capelli rossi che avevate notato all'inizio gli abbia detto di stare zitti. Sembra che stiano lì ad ascoltare anche loro. Questo è l'incremento. Sembra che tu abbia detto qualcosa che potrebbe averli convinti ad ascoltare. Vai, prego, il buon Ruggine. Sir Dominic. Ci siamo presentati? No? Ma stasera è così. No, state all'interno della locanda voi. Lui stava a parlare da dietro la locanda. No, non abbiamo detto chi siamo ancora. No, non l'ha detto. Sir Dominic,
sono il diciamo il responsabile dell'accaduto. Il mio compagno ha perfettamente ragione, però so che sto parlando con una persona estremamente intelligente e penso che tra menti superiori possiamo trovare un punto di incontro. Abbiamo bisogno di parlare con lei nello specifico, con voi nello specifico, senza essere arrestati, insomma, ecco, diciamocela chiaramente. Uscite dalla locanda senza armi e sarete condotti da Absalon, dove potrò ascoltare tutto quello che avete da dire. Perfetto, ma voi sapete che avete un problema di infestazione di cultisti in questa città, vero? Appena dici questo, ovviamente le urla da parte dei cultisti ritornano. Lo prendo per un sì! Comunque... E Dominic aspetta che si calmino un po' le cose e ti urla in risposta: e non sono la cosa peggiore che è entrata in questa città. Sì, glielo dico sottovoce: non sono un problema per loro, sono semplicemente persone strane. Sì, ma non sono un problema. Il problema, Sir Dominic, è che volevano ucciderci, è tutto qui. Abbiamo tante versioni diverse di questa stessa storia. Andiamo, uscite. C'è un il cadavere del vecchio Abel è stato trovato fuori la finestra della vostra stanza. Quindi, diciamo... Quello è stato un regolamento di conti personali tra un nostro soldato e il cocandiere. Ci spiace per la mancanza, mi sembrava un buon cocandiere. E comunque datemi un momento e ne parliamo con il mio gruppo. Per favore vi chiedo di non fare niente di avventato. Non siamo noi quelli a fare le cose avventate. Responsabile dell'accaduto, perché gli ho detto proprio per questo. Avete visto cosa abbiamo fatto? Non fate niente di inconsulto, non abbiamo molto da perdere. Dateci giusto un po' di tempo per parlare. Avete un po' di tempo. Potevamo anche evitare di minacciarli, Ruggine, comunque. Esatto. non è stata la nota finale, diciamo che un po' del lavoro di Euristeo è andato in fumo, ma... Vabbè, minacciare, se devo essere sicuro che non tentavano magari di entrare in trovata. Sì, proprio convinti così, guarda. Anzi, hanno preparato anche il cannone là in fondo. Scommetti che non provano ad entrare adesso? Io lo conto come tempo questo, Comunque... Che dobbiamo fare? Ci facciamo portare da Absalon? 10 minuti di... Chiediamo 10 minuti per parlare con Sir Dominic da soli. Ovviamente... Non accetterà parlare da solo. Ovviamente può far entrare qualche guardia a sua protezione. Se no possiamo dare un riscatto. Noi facciamo entrare il Sir Dominic e lo prendono uno di noi. Va bene. Potrei andare io? Potrebbe andare lì? No, sto detto che sono io responsabile, vado io. Però visto che Euristeo in tua presenza riesce a controllarsi meglio, forse è meglio che vada io. Vedo che Euristeo con te si sente molto più sicuro. Vazov, se la pensi così... Lo dico per il bene di Euristeo, semplicemente. Beh, è lodevole da parte tua, questa preoccupazione in questo momento. Io direi di mandare il vero responsabile di tutto l'accaduto. Se volete vado io. Liam, sei sicuro? Sei sicuro, caro? Sì, assolutamente, Vazza. Piccolo sorriso sulla bocca. Allora, intanto tiro fuori dalla mia sacca una piccola boccettina. Questo è un tranquillante. Dovresti sentirti nervoso, prendi neppure un goccio, No, l'ansia, non è più insultato. L'ansia può essere una cattiva consigliera, per questo glielo lascio. Per qualsiasi cosa, bevilo se sei nervoso. Serve anche per concentrarsi meglio. Io gli do un'ampolla, gli dico, questa è per farti saltare in aria se le cose stanno male. Ruggine, porca parola! Non sbagliarti. Grazie. È fondamentale. Della serie, se non funziona quello che ti ha dato Vazov, bevi questo. Madonna, grazie. No, vabbè,
io di là non servirà, non preoccuparti. D'accordo. Però dovessi fare una catasta di corpi, dovessi aver bisogno di fare una catasta di corpi, ci uniremo, non preoccuparti. Ok, grazie. E allora vedi che scendo, però sto dietro la porta finché non ci dà lo... Prima diciamo io. Sì, vai. Esatto. Sì. Do per scontato che sì, diciamo, l'accordo va, diciamo così. Ok. Un po' l'accordo va a patto che lui possa entrare con delle guardie, non entra da solo. Va bene. Not a problem. D'accordo, a questo punto, dopo i giusti per essere sicuri, Lian, tu esci disarmato? No. Tecnicamente sì, dai, esco disarmato. Okay. D'accordo, perfetto. All'uscita di Lian, ovviamente, il coro degli ultra di Stramerson, esatto. Si rifà sentire che ci sono esattamente. Dopodiché entra Sir Dominic accompagnato da tre guardie e rimane nella sala, diciamo, della locanda, non sale nelle stanze, la scena è di sotto, sì, deserta, e rimane abbastanza vicino alla porta. Con la mano sull'elsa della spada ancora infoderata, vi guarda e ci vede davanti un uomo sulla cinquantina, tutto bianco, barba e pizzetto e il capello ben tenuto, corto da militare, e vi fissa e vi dice: bene, sono qui e sto ascoltando. Intanto vi darò la nostra versione. Prima di tutto, perché sapete chi sono io? Io sono... Il mio nome è Ruggine. Guardo gli altri come a di... Mi sa che adesso io dobbiamo dire... Beh, da principio che dovevamo dirgli chi siamo, dovevamo comunque presentarci a lui, quindi credo che ora è meglio spaccare il ghiaccio, no? Io vado al bancone, mi tolgo... tolgo la spada dalla... tolgo la cintola... appoggio la spada sul bancone proprio a segno di, per come dire, io non ho intenzioni bellicose. Vado dal bancone, metto qualche moneta sul bancone, verso da bere a tutti quanti e... vabbè, io dico bravo, io dico: Sir Dominic, la stavamo cercando, io sono Euristeo Terziani, siamo qui proprio per lei. Io mi metto proprio a sedere, sgaccio le armi, mi metto a sedere, come a dire: beviamo e parliamo in un secondo tranquilli. Faccio comunque vedere. Ok, vabbè, rimango seduto. A sto punto le armi me le tengo. Per il momento non si siede, diciamo. Ok. Io comunque il bicchiere che ha fatto Risteo io borgo, e siamo qui per voi, Sir Dominic. Abbiamo cerchiamo le sue tracce da un po' e speravamo che potesse unirsi alla nostra compagnia mercenaria per la nostra impresa. Visto l'accaduto, temevo che foste i cani dell'ombra di Henrik. Ma neanche penso. Assolutamente no, anzi, l'abbiamo salvata da quei orridi elementi. Quando dice così, tolgo, faccio scendere il mantello del mio spallaccio a forma d'ariete. Io mostro il mio, tatuaggio sul collo degli arieti d'acciaio. Io uguale, mostro, se mi sentivo, detto, siamo gli arieti d'acciaio. Abbiamo preso un ponte come bisogno collaterale solo per venire qui. Non abbiamo niente a che vedere con quella marmaglia. Mi dispiace sinceramente per come è accaduto, ma una serie di eventi imprevedibili. Esatto. Perché abbiamo bisogno del suo aiuto, vorremmo che lei ci aiutasse con le sue conoscenze. Per fare cosa? Per fare la più grande impresa militare di questa guerra. Vedi che sorride, guarda sbuffando. Sa già, sapete già di cosa parlo. Guarda le guardie a cui è entrato, poi riguarda, si rimette dritto e va. Quindi siete qui per gli stessi motivi dei cani dell'ombra?
Sì, ma non so, forse sì, ma non sappiamo che condizioni che hanno posto loro. Noi ci piacerebbe una collaborazione fruttuosa per tutti, anche per gli interessi del vostro popolo qui. Se... Anch'io sono un esue di Canford come voi. E non siamo gli unici. Ovviamente non abbiamo intenzioni ostili, il nostro obiettivo è, se plausibile, farci aiutare da lei a fare quello che sa bene, ma anche se dovesse portarla semplicemente in un posto sicuro, se non dovesse voler partecipare, onde evitare che altri gruppi come i Cani dell'Ombra potessero assaltarla. L'altra volta, quando abbiamo visto i Cani dell'Ombra, abbiamo intervenuto su di loro prima di pensare a voi, cioè abbiamo pensato prima alla vostra sicurezza. Abbiamo anche dato la possibilità ad alcuni che vi proteggevano di unirsi a noi. Gli faccio esattamente tutti i nomi, tanto io li so, tutti sì. I nomi di quelli che abbiamo salvato del suo accampamento. Gli abbiamo salvato lui, abbiamo salvato lui e la sua ernia, lui e il suo problema. Il suo cilone. Io lo guardo e dico, e io ho aiutato altrettanto da aiutare i malati. Cioè non abbiamo cattive intenzioni. Sì, no, gli spiego quello che hai fatto tu, gli spiego tutto. Sì, sì. E aggiungo anche, come può vedere, abbiamo a cuore qualunque gli sopravvissuti di Carvald, così come qualunque persona possa essere marginata e sentirsi fuori posto in questo mondo, indicando Vazov. Sì. Vabbè, perché siamo sinceri, non tutti allo stesso modo, però abbastanza per essere una compagnia nazionale. Okay, io allora lo guardo guardo ovviamente lui e dico, quello che è successo è stato solo un triste evento e un triste malinteso, non è la nostra intenzione di fare del male a nessuno, semplicemente chiediamo venia per l'accaduto. Era un regolamento di conti personali, è finito molto male. D'accordo, allora lui si avvicina, si prende il boccale della birra, fa un lungo sorso, dopodiché si pulisce la bocca con il braccio, con uno sguardo molto pensieroso, sbuffa, si siede e dice, d'accordo, raccontatemi la vostra versione. E facciamo un attimo un salto fuori al buon Lian, che in questo momento si trova circondato da sei guardie che lo guardano. In tutto ciò, mentre loro sono seduti e io ho rifiutato il bicchiere di birra e mi sono messo vicino alla finestra per vedere cosa sta succedendo a Liam. Ok, allora guardi questa scena, seguiamo il tuo sguardo fuori e vedi che c'è il buon Liam circondato da una mezza dozzina di guardie che lo guardano. Sì, quelli che sono a lui, sì. Un po' spaventate e un po' torbe, mentre gli continuano ad arrivare le urla continuano ad esserci le urla dei cultisti, chiamiamoli così, dei cuori sacrificati, e senti apertamente che la donna con i capelli rossi si avvicina il più possibile a te e guardandoti con aria di sfida comincia a insultarti, in particolare dicendoti che sei soltanto capace a uccidere i vecchi, i deboli, gli indifesi, quelli che non sono in grado di difendersi da soli, che non sei disposto a metterti, sei un maledetto che va alla ricerca degli indifesi per sentire il suo potere, ti insulta, ti comincia a dire che sei impotente e che cerchi soltanto, quindi passa tutto il tempo in questo modo a provocarti costantemente, calcando molto la mano sul fatto che tu sei un mercenario e che sei capace soltanto a fare la guerra e a uccidere. Questa è la scena fuori che sto vivendo. Esatto. Io tecnicamente, cioè, non gli do molto peso, è una donna, è da buon uomo del Medioevo,
non le considero molto, anzi non capisco come mai quel gruppo di sfigati seguano questa ciarlatana, però più che guardarla non faccio, quando mi dice sei solo bravo ad uccidere gli rispondo questo è il mio lavoro e questo è quello che faccio di una vita e se devo dire la verità ormai lo faccio con un particolare gusto. Proprio con sfregio. E lei dice, e io con altrettanto gusto prima o poi passerò la mia lama sulla tua gola. Non è che da provarci. Non saresti il primo. E ovviamente ti rivengono in mente i cadaveri dei mercenari che avete visto entrando. Senza che erano senza... Esplosi? No, ce l'avevano proprio... Senza il cuore. Ah, ok. Gli era stato asportato. Se cerchi il mio cuore, io non ho un cuore. Lo vedremo quando ti avrò aperto il petto. Che bello. Non è la cardiochirurgia. Esatto. Io sono visibilmente nervoso. Io sono visibilmente nervoso. Picchietto sulla finestra e sono preoccupato perché vedo la scena. Tu li senti un po' di questi scambi? Sì. Da e infatti chiedo a... se sia normale che... un soggetto del genere si avvicini così tanto le guardie senza problemi nonostante i problemi che possa dare, chiedo a ovviamente al mostro cavaliere. Lui ti guarda con sguardo abbastanza fermo e ti dice quello che Franziska fa per questa città in pochi altri lo fanno, quello che ha dato Franziska per questa città in pochi altri l'hanno dato. Quindi far esplodere la gente? I suoi proprio risposto così, tipo fa esplodere la gente? Se qua ci esplodono se uccisi, lo sapevate? Ma voi siete mercenari? Quante persone avete ucciso? No, non sto parlando di quello, non sto parlando di... Avete mai tenuto a qualcosa abbastanza da perdere tutto? Lo guardo dritto, un po' proprio, sbatto le mani, guardo dentro faccia, ho perso due famiglie, non dirmi a me cosa vuol dire perdere qualcosa, proprio non dirmelo a me. Ma per che cosa combatti adesso? Io? L'unica cosa per cui combatto adesso è l'aiutare il più possibile ciò che è intorno a me, e basta. E soprattutto devo mantenere una promessa, per ora. Benissimo. Franziska combatte per la stessa cosa. Ripeto, noi comunque non prendiamo gente da prendere e farla saltare in aria in mezzo. Cioè in mezzo alla... Di questo si sembra... Evidentemente per i web di questa città vedo che qua i culti scuri sono molto accettati, qualche sacrificio umano è toccherabile per la sussistenza della città, immagino. Stiamo parlando di magia nera qua, stiamo parlando di arcaismi, non stiamo parlando di persone che si sacrificano per una cazzo, stiamo parlando di persone che vengono fatte saltare in aria. Stiamo parlando di una città che è stata abbandonata e che è piena di persone che non hanno nulla da perdere e quindi sono disposte a saltare in aria per la città stessa. La colpa non è certo loro. Infatti non sto dando la colpa a lei. La colpa è di quelli che per cui lavorate probabilmente. Quindi Clotilde non fare la morale a Franziska. La Clotilde non ci ha mai detto di far del male agli innocenti, mai e poi mai. Tutti quelli che abbiamo combattuto fino sono stati soldati. A parte, ripeto, la triste scena di oggi, non ci è mai capitato uccidere anche gli innocenti. Anzi, come abbiamo già detto, abbiamo notato anche i tuoi amici. Quindi in guerra non muoiono gli incidenti. In guerra non muoiono gli innocenti. Vabbè, la conversazione continua. È evidente che Dominic ce l'ha con l'impero tanto quanto con la Repubblica. E con chiunque lavori sia per l'impero che per la Repubblica. Era quello che sapevate anche all'inizio. Infatti congedo il discorso e torno a guardare fuori Liam. Sarà abbastanza fermo su questa posizione. Vabbè. Ascolta la vostra versione, ditemi che cosa gli dite e che cosa no, perché questo magari... Anzi, facciamo che... Ma più o meno gli abbiamo detto, cioè era... Io faccio parlare a loro. In realtà noi stavamo cercando lui. Io faccio parlare a loro, io sto guardando sempre Liam. Noi eravamo entrati per cercare informazioni, i seguaci di Franziska ci avevano adocchiato probabilmente dei nostri cuori. Perché tu non sei saltato, quando prima quando non ci sei stato, gli ho detto che effettivamente
era un regolamento di conti, okay, che faceva parte della compagnia dei cinghiali di assalto, che era questa compagnia molto ferata, che insomma ha compiuto anche al di fuori, quindi era un regolamento di conti per questo momento. No, ok, questo sì, ma è vero. Ma è vero, tutta roba vera. Tutta roba quindi vera. Ci atteniamo a quella versione, diciamo che niente, quello che è successo dopo è stato soltanto dovuto al tentativo di fuggire, di difenderci da queste persone che aspettavano solo un pretesto per stapparci fuori. E effettivamente gli abbiamo dato uno bello grosso. Allora, qualcuno di voi prima ha proposto un accordo per qualcosa, per far guadagnare qualcosa a questa città attraverso il mio aiuto, la mia collaborazione. Io non sono nella posizione di prendere una decisione per la città. Tuttavia, credo che neanche voi siate in grado e siate nella posizione di prendere un accordo in nome di la vostra compagnia o l'impero stesso. Per la compagnia, anche meno. Per l'impero stesso, per la Repubblica, un po' meno. Quindi direi che per il momento quello che possiamo fare è che voi venite con me da Absalon. Io vi posso dire che la vostra versione regge tanto quanto le altre. Ogni volta che scoppia una guerra o uno scontro c'è sempre... Ovviamente gli uomini di Franziska dicono che siete stati voi ad attaccare il vecchio hub per primi. Voi dite che sono stati loro a provocarvi per primi. Non me ne frega neanche troppo di riuscire a trovare una... No, ma in realtà è Euristeo ha detto come sono state le cose, abbiamo detto tutti, abbiamo detto che hanno incominciato loro. Ammetto solo che è stato un malinteso. Io ho detto che hanno preso dei, diciamo, un obbligato occhiato, vabbè, insomma, un po' per fare un po' di... Diciamo che a me non me ne frega neanche troppo di avere la versione corretta di questa, di come sono andate le cose lì. Sono qui soltanto perché... Sono arrivato da poco e da poco mi era stato affidato un compito, che è quello di mantenere al sicuro questa città. Quindi direi che se avete qualcosa da chiedere e da raccontare e qualche accordo da proporre, lo dovete fare con Absalon. Io mi sono messo al servizio di Stramerson. Una cosa però, Sir Dominic, tu dici che sei al servizio di Stramerson, lo accetto. Se è al servizio di Absalon, lo accetto, ma a noi basta che tu ci dica quello che sai su un certo argomento, ci disegni qualche linea su un foglio che io preparerò, se capisci cosa intendo. Lo capisco. Non è... lo possiamo fare anche subito e noi ce ne andiamo. Non credo sia quello il punto, Ruggine. Se fino adesso non ha avuto niente nessuno, non credo che un foglietto possa cambiare le cose o pulire la sua coscienza. No, ma poi non cambierebbe niente. Beh. Widmar era la mia città. Ero il castellano addetto alla difesa di quella città. So dei segreti di quella città. E... non vedo perché dovrei regalarli a voi. Vedi? L'unico motivo per cui vi conosco è che avete ammazzato un vecchio e disturbato la pace di questo. Beh, noi si dà caso che anche tra noi ci sono molti di Carvard. E allora perché non combattete per Carvard? Perché io sono un fabbro innanzitutto. Io non sono fedele a nessuno se non alla nostra padrona, di cui non dirò il nome perché è stata l'unica che quando ero nella merda. Scusate. Allora, aspetta, nope, rewind. Io non sono al servizio di nessuno se non della signora Clotilde che mi ha portato fuori dal pantano quando ero disperato. Né l'impero né Arneval mi ha mai supportato, mi sono sempre dovuto cavare da solo se non quando mi ha aiutato lei. Comunque, quindi non combatto per uno stato che mi ha abbandonato. Diciamo che
Vai, okay. Con tutto il dovuto rispetto, purtroppo il regno di Carvaldo non esiste più. E... ecco, questo non glielo direi ad Absalon, ti dice Dominic. No, ma il nostro comandante è quello che ha sofferto forse al pari vostro della caduta del regno. Sicuramente è stato il più valoroso nella sua difesa. Ti guarda aspettando che tu gli dica che il non nome. Mi ricordo. Vabbè, lo ricordo, il tuo personaggio se lo ricorda, sì. è Roderick. Tanto sono Dominic e Roderick, ragazzi. Roderick scappa, c'è una fissazione. Vabbè, lui c'è stato l'ultimo bastione a cadere, cioè. Vedi che reagisce in modo che evidentemente conosce il nome e ti dice sì, Roderick era un, ha dimostrato di essere un soldato valoroso per il regno di Carvald. Ma perché io dovrei dare accesso alla città di Widmar all'impero che non si è certo comportato in maniera esemplare nei confronti di Carvald o della sua gente o dei cosa vuole, si Roderick? Ecco, mettiamola così, potrebbe essere che no, Roderick, scusa, lui. Dominic. No, Dominic, Sir Dominic. Cosa vuoi, Sir Dominic? Lui dice, io sono al servizio della città. Quello che posso dire che Absalon potrebbe essere interessato a trattare è che la città di Widmar non venga presa soltanto dall'impero di Erebor, ma anche dai profughi di... Sì. Vuole un posto in cui mandarli? Vuole dargli una casa, praticamente. Sì. Ridargli una casa, lo correggo. Riprendersi. Si potrebbe fare. Se questo è il suo intento, non è così sbagliato. Si potrebbe fare, non lo decidiamo noi, purtroppo. Però parliamoci. Beh, possiamo parlare con lei. No, non è una brutta scelta. Cioè, daremo una casa a loro e avremo anche noi un punto strategico da condividere con loro. Non mi sembra stupido. Indica Wazoff, dice, all'impero in fondo interessa soltanto poter usare Widmar per poi attaccare la Repubblica, quindi sì, magari dopo l'attacco ve la lasciamo semplicemente, cioè senza rompere nulla, senza spaccare nulla, cioè è una cosa che si potrebbe fare insieme. Perfetto, non credo che però voi siate il potere di stabilire questo accordo, né io lo ho per la città. Vi sto dicendo che Absalon può farlo, quindi se volete adesso andiamo Absalon. Sì, ma Absalon, ma comunque ad Absalom non gli possiamo dire che glielo garantiamo. No, ma magari vediamo se lui è interessato o meno. Però, esatto, se gli interessa possiamo trovare già un modo per convincere Clotilde a questo punto. Se non gli interessa ci impicca? No. Vabbè, adesso... è molto più interessato a avere questo che alla vita del vecchio Abel. A questo punto non ci cambia nulla, no? Per me, io dico riguardo agli altri, io sono d'accordo per andare a parlarci, gli faccio una battuta sorridendo a Tommy, che poi abbiamo lasciato i vostri uomini fuori in inferiorità numerica anche per troppo tempo. Prima che ci allontaniamo, vado a prendere i bicchieri vuoti per riportarli, mi avvicino a Dominic e gli sussurro in modo da non farmi sentire dagli altri, dicendogli che Sam e Carlo sono in città e se vuole se vuole avere informazioni chiede a Francisca, cioè a Isabella. Isabella. E ci ritroviamo Carl e Sam con la toppa rossa sul piatto e poi mi allontano. Vediamo, tanto volevo chiedere a Lian, la scena più o meno fuori è continuata nello stesso modo, anzi le guardie erano divertite dalla scena e hanno lasciato che Francisca si avvicinasse ulteriormente e continuasse la sua serie di obiettive. E diciamo che dal punto di vista sta succedendo, cioè lei ti definisce esattamente come tu hai definito a Euristeo i cinghiali d'assalto.
di fatto. Ti sta dicendo che le persone che tu hai ucciso hanno dei figli, che hai creato degli orfani. La stessa cosa che ha detto Euristeo poco prima a Sir Dominic per convincerlo della giustezza delle vostre azioni, te le sta di fatto dicendo lei in questo momento in faccia. E si è avvicinata, è anche oltre la linea delle guardie, quindi è più vicina a te che alle guardie. Tra te e lei non c'è niente. Ma mentre, dimmi se intanto volevi fare qualcosa, perché nel frattempo stanno uscendo loro. Ormai... Allora, io come colpito alle, fatto sue, male. Alle sue parole, un pochettino vengo toccato, perché io non mi sono ancora, secondo il mio descrittore, io sono diventato la bestia che sto cercando alla fine della fiera, ma realmente ancora non me ne sono accorto. E i suoi occhi però lo sei. La guardo un po' scossa, lei è armata, che mi ha detto, senso, sì. E gli dico sì, sono il mostro che lui e la sua compagnia alla fine hanno creato, ed è giusto che lui abbia pagato. Se poi altra gente si è voluta mettere in mezzo ed è morta, sono solo problemi loro. Non dovevano mettersi in mezzo tra me e la mia vendetta. E solo lei sorride e dice: benissimo, ci saranno. Allora, quando avrò la mia vendetta, non te la prenderai, vero? Assolutamente. È sportivo. Bisogna vedere se riesce a prenderla. È sportivo. Bisogna dire una cosa, e lì è sportivo. È sportivissimo. Ma Massi c'è ragione tu. Nel momento stesso in cui lei stava portando una mano alla sua spada corta al fianco, esce fuori Dominic che urla alle guardie di allontanarla. C'è qualche tafferuglio di nuovo tra le guardie e i cuori sacrificati, ma la cosa si risolve facilmente. Voi venite scortati da Absalon, che sta in una vecchia diciamo, rimanete di fatto voi e Absalon, Dominic, un paio di guardie, e poco dopo vedete arrivare anche Francisca. E sta in un vecchio palazzo quasi del tutto abbastanza derelitto. La persona che vi trovate davanti è visibilmente malata, tossisce in continuazione, è seduta dietro una sedia, seduto su una sedia dietro a un tavolo, e non sembra muoversi troppo da questa posizione. Riconosco la malattia? Non così a prima vista, ti rendi conto che sta abbastanza male, però. Scusa Gio, mi sono perso la descrizione iniziale, l'età più o meno? E come Dominic. Sono cinquantina. Sì, esatto. La vecchiaia massima. Forse un po' di più, sì, forse un po' di più anche. Cioè lui è proprio vecchio, è giovane per star così male, oppure ci sta? No, è giovane. Potrebbe essere l'età, è giovane, bene, ok. E... No, non è un novantenne legato alla vecchiaia. Sta male perché... No. Mattia c'hai la vecchiaia. Lo fa. D'accordo, Absalon sente il resoconto di Dominic, di tutto quanto, dopodiché vi guarda, guarda Euristeo e vi dice: noi riprenderemo Widmar, con o senza l'aiuto dell'impero. Se l'impero è deciso e intenzionato a allearsi con noi, come voi ben sapete, perché avete attraversato le terre di confine pur di avere queste informazioni, noi abbiamo qualcosa, sappiamo qualcosa, riguardo Dominic, che potrebbe permettere di prendere la città in maniera molto più facile.
il ponte che abbiamo preso si trova tra, cioè, per arrivare a Whitmar dobbiamo passarlo nuovamente, no. O sta Whitmar sta sotto? Sta sotto. Ok, ok. Quindi per tornare al nostro campo, sì, però. Per tornare a casa, sì. Sì, per tornare, sì, a, sì, campo, sì, tornare a casa, sì. Però alla fine la strada è lo stesso, nel senso è comunque vicina. Se dovessimo poi tornare lì. Riapro. Intanto vai avanti, però... Okay. No, vabbè, era per capire se era un punto, era un vantaggio anche per loro a questo punto, ma no. No, è un vantaggio, è un vantaggio per l'impero. Ok. Okay. Sir Absalon, sappiamo entrambi che Whitmar è molto complicata da prendere, e lo sarebbe anche con le informazioni che Sir Dominic possiede. Quindi, come dicevamo poco fa, a lui possiamo giungere a un accordo. Non siamo nella posizione di dettare i termini, non siamo nel comandare. Certo. Si è frizzato, eh? Stasera è andata così, regà. Sì, oggi veramente la linea ci sta proprio aiutando, guarda. Eccolo. Toccava a me, era l'unico rimasto. Esatto. Mo ci sto io, regà, tra un po' stacco tutto. Il gatto stacca. E che stavo dicendo? Dove sei arrivati? Vabbè, comunque gli stavo dicendo che posto difficile da prendere, e anche con le informazioni di Dominic sarà difficile lo stesso. Noi possiamo stringere un accordo, non possiamo dettare i termini perché noi siamo qui qua solo appunto per porre la prima pietra, e poi adesso servirà qualcuno che di più alto in grado che possa effettivamente siglare. Ovviamente possiamo, noi avremo parola su, potremmo influenzare i termini del contratto. Anche intervengo, anche perché se l'impero saprà che noi abbiamo portato noi queste informazioni, probabilmente avremo noi il comando o un ruolo molto importante nell'assedio. E a questo punto, dopo un'altra serie di colpi, se Abzon vi guarda e dice: ho sentito delle notizie dal ponte di Langston, sembra che un piccolo gruppo di mercenari abbia guidato l'assalto e abbia preso il ponte per l'impero, quindi allo spallaccio di Euristeo mi farebbe comodo solo per venire qui, mi farebbe comodo ma una compagnia di mercenari così per prendere Whitmar e riprenderci Whitmar. Mi stanno bene i vostri proposte, per questo motivo vi lascio liberi di andare, ma non o anche di aspettare, di attendere qui l'arrivo ora che il ponte è libero dell'esercito di Erenwald, ma è ovvio che Dominic non verrà con voi o io non avrò più niente da mi sembra ragionevole contrastare, sì. Io non mi fido dell'impero, mi fido molto di più di voi che di chi porterete a parlare con me in seguito per stringere l'accordo. Faremo il possibile, allora. Quindi sappiate che non vivrò abbastanza a lungo da promettervi vendetta nel caso in cui mi tradiate o tradiate il mio popolo, ma farò di tutto affinché la pagherete nel caso in cui vi comporterete con la città di Stramelson del suo popolo come avete fatto oggi. E guarda malissimo Lian, ovviamente.
È stato solo una serie di sfortunati eventi, non capiterà più. Dico tutte quante volte ho sentito. C'è proprio lo sguardo di sì, vabbè. È una vita di sfortunati eventi, guarda che stavo l'ho incasellato di lui. Altro che la serie. Signore, scusi, mi permetto, ma l'avete un po' provata? Sa che cos'ha o ha bisogno di supporto? È la morte. Lo vedi abbastanza rassegnato. Diretto. Prima o poi arriva per tutti. Ha bisogno d'aiuto, un po' di supporto? Alla fine sono un medicale, questo è il mio lavoro. Ne ho sentiti tanti. Non credo. Spero solo di riuscire a vedere di nuovo Widmar nelle mani del suo popolo. Capisco. Sono tutti messi male quelli incontrati di Gabi. Mamma mia! Sì, quello in cirrosi epatica, quest'altro che credo esatto, che sia o la vecchiaia o la peste bubbonica, cazzo è. Maestro del Groneghe, ma prego. Ci sono, cioè, finiamo, nel senso, se adesso diciamo, poi si fa fuori scena, ritorno e finisce la stagione. Allora, ditemelo voi se volete tornare o attendere, perché effettivamente l'esercito sarebbe partito con e senza le vostre informazioni. Certo, ovviamente. Che stanno aspettando voi. Io ci avrei tornati, mo possiamo scendere. Io ci avrei un'idea, però se dobbiamo giocare ancora, forse discerò il mio personaggio. Però a quel punto potrei prendermi Sam O'Carr. È così le regole, no? Perché io gli vorrei dire... Non l'abbiamo fatto. Lo so, io gli vorrei dire per, sì, diciamo, come buona fede rimango io e mi occuperò di preparare gli armamenti e le armi d'assedio delle truppe di Carvald, specificando come atto di buona, a patto che garantiate per la mia sicurezza, e faccio un leggero cenno verso Franziska. E in realtà il mio personaggio spera di sapere qualcosa, perché bene o male, magari, che ne so, nel regno di Carvald c'era qualche conoscenza particolare, okay. O magari c'è stato qualcuno di Dormas che può dare qualche, mi può dare una strada verso le scoperte. In realtà la faccio come sacrificio, in realtà lo sto a fare perché ho più possibilità qui di sviluppare qualcosa. D'accordo. Allora, guarda, l'idea mia era di farti chiudere qui per me la stagione l'avete, cioè Dominic l'avete trovato, anche se in modo abbastanza... Non esatto. È lui che ha trovato noi. Esatto. Sì, esatto. Fa casino essere trovati, funziona. È un modo di fare le cose. Avete, cioè, nel senso, l'informazione in un modo o nell'altro ce l'avete, siete coscienti di non essere, di non avere in realtà un grandissimo peso all'interno dell'impero, di come sarà preso l'accordo con Stramelson. Vabbè, però lo sa pure Absalom. Sì. Sa pure che infatti, non conterà una mazza a prescindere, per cui insomma se li attacca. Infatti penso solo che ci proviamo. No. Però tecnicamente voi le informazioni a Crudil Day le riportate, quindi, che era la vostra missione. Avete trovato Dominic e sapete come accedere alle informazioni, per cui tecnicamente ci sta. Quindi io la stagione in realtà la chiuderei qui, non senza specificare in realtà, cioè, per me potevamo anche non specificarlo. Io immaginavo che aspettavate o che tornavate per un pezzo indietro, perché comunque sì, già intercettiamo l'esercito apposta per avvertire che c'è questa possibilità, sì, esatto, aperta. Sì, aspettare non la Stramelson, anche perché quelli stanno da Widmar. Come passate questo tempo lo possiamo tranquillamente decidere anche durante, anzi prima, cioè all'inizio, diciamo, dell'interludio, se vogliamo possiamo provarlo a fare, vediamo se quanto dura. A meno che non ci avete impegni importanti domani mattina. No, chiedo perché magari Anthony, magari Anthony mi dice che attacca alle 3. No, sono di smonto della notte oggi, quindi okay, ho dormito, ho dormito alle 11:30, quindi ho dormito fino alle 5, quindi tranquilli. Mi sono dormito la mattinata del giovedì apposta. No, tranquillo. Fantastico.
Ok, vedevo che però Davide voleva dirmi qualcosa di quello. Prima di partire da Stramelsund volevo ricontattare Sam e Carl nel caso dovessero risentire Dominic, visto che Dominic aveva avvertito di convincerlo se potesse non fare il nome di Clotilde, visto che lui lo sa, gli altri no. E basta, di non fare, di non spargere okay. la voce. Okay. Invece durante il resoconto l'ha detto già. Io come ultima cosa. È un'informazione importante. Lo so. Vabbè, però. Invece l'ultima cosa, prima di fare tutto, volevo usare l'abilità della mia sacca per tirare fuori una pianta che si chiama Artiglio del Diavolo per darla al signore come antidolorifico. Gli ho detto, vorrei fare comunque un qualcosa, prenda questo quando senti di non farcela più, semplicemente. Aiuta per i dolori e basta. Volevo solo dargli un supporto comunque. Ti stringe una spalla e ti fa un cenno con la testa per ringraziarti. E tornando un attimo alla scena, ovviamente sentite durante la scena Franziska protesta in maniera abbastanza accanita. Accurata. Sì, esatto, grazie. Esatto, con Absalon. Sta prendendo accordi con voi e sta prendendo accordi con l'impero. E Absalon cercherà di farla più o meno ragionare, però la discussione è più o meno. Insomma, Franziska Master, è abbastanza ferma. Dimmi. Durante che Franziska, come posso dire, dà in escandescenza, io un po' dietro Absalon, no? In maniera che Absalon non mi vede, ma Franziska sì. Sì. Gli faccio come uno sguardo da ciaone, no? Come si dice. E lei lo vede ancora un po'. Esatto, si infervora ancora di più proprio quando tu gli fai così. Però diciamo che Absalon ha un atteggiamento abbastanza da padre, da paterno nei confronti di Franziska, cerca di calmarla, non la prende troppo sul serio e la lascia abbastanza sfogare e durante il resoconto quello che notate però soprattutto è che loro si aspettavano proprio che fossero i cani dell'ombra e che nel momento quando Dominic gli dice che invece erano gli eredi di acciaio su commissione di Clotilde quarta, che aggiunge quarta, quindi evidentemente un minimo la conoscevano, sì. Diciamo è quello il momento in cui Absalon vi propone l'accordo. Questa è la cosa che notate di particolare durante questa scena. Allora lo dico a loro, lo chiedo proprio a loro se potessero non evitare di fare il nome in giro. Loro lo sanno, è una cosa che sanno loro. E sarebbe... Diciamo che la compagnia risponde a Roderick ufficialmente. Esatto. Anche qua cerco di farla passare come se non sto comandante Roderick. Sì, un'informazione data proprio in segno di fiducia, cioè non la stiamo dando, ma non deve, cioè la fiducia stiamo cercando di guadagnarcela, non abbiamo intenzione, però non vorremmo che si spargesse la voce. D'accordo, faremo in modo il più possibile che questa informazione non si diffonda troppo. In realtà il fatto che non siete, che siete contro cani e Eric, che è il nobile bersaglio di Clotilde, per noi è una buona informazione. Chiedo se hanno qualche screzio, c'è qualcosa che dovremmo sapere. Sanno, diciamo che Eric in passato non è stato esattamente gentile. La gente di Stramsung. Sì. Questo con lui non l'avremmo fatto questo accordo. I cani sarebbero già guarda Franziska nelle mani di Franziska.
D'accordo. Bene. Allora, ditemi che cosa vogliono fare. Passeranno un paio di mesi prima che arrivi l'esercito. Quindi è nuova stagione? Sì. Però prima inizio della stagione, ditemi che cosa volete vogliono fare i vostri personaggi nel tempo che passa, diciamo, in questo interludio prima che inizi la stagione successiva. Ma intendi al di fuori? Scusa, vai, vai. No, no, scusami, stai parlando prima tu. No, dicevo, Ruggine non c'è, è rimasta a... No, ci sto pensando. Ditemi pure voi, potete decidere di rimanere, alcuni di tornei, diciamo, che più o meno li rincontrerete alla spezzata del ponte, diciamo così. Diciamo che, quindi anche il resto della nostra compagnia? Probabilmente sì, di solito viaggia... Il ponte è stato preso, voi avete visto che stavano allestendo un campo pure dall'altra parte, quindi probabilmente... In crociera. Esatto. Ok, a questo punto non so, ci vogliamo veramente dividere, vogliamo organizzarci in qualche modo? Tanto ci rivediamo inizio. Quello lo vediamo inizio nuova stagione, allora questo. Che cosa volete fare in questi due mesi, i vostri singoli personaggi? Io a questo punto, prima di dividerci, aiuto un po' i malati in zona, dato che so che non se la passano bene, do tutto me stesso per dare una mano e dimostrare il nostro... Cioè, quindi resti strano, secondo me tu. Le nostre buone condizioni. Cioè, no, ma non hai detto una cosa che si decide dopo. No, cioè, vabbè, nel senso... dobbiamo decidere in questi due mesi cosa dobbiamo fare. Chi parte, cosa chi fate in parte, questi due mesi adesso? Non è che... Allora, io e Ruggie siamo di rango 3, invece Liam e Euristeo hanno lo stesso grado o c'è qualcuno più alto? No, siamo io più grado. E a questo punto vado io con Euristeo e Liam a... Vediamo che vogliono far loro, aspetta. Se vogliono farlo anche loro. No, io voglio partire assolutamente, devo riferire quello che è successo. Sì, sì, anche io. D'accordo. A questo punto mi porto loro Ruggine. Due. Sì, ne parlo con Ruggine, ci organizziamo io e lui. E... Quindi tu torni, io rimango qua. Anche perché ti dico, secondo me, Absalom... ci serve il vivo, non il saluto, ma almeno vivo, quindi magari lo tengo pure d'occhio. A questo punto guardo in faccia Ruggine, tiro fuori qualcos'altro dai mezzaini, dico, dovesse l'artiglio non funzionare, stare male, dagli queste altre cose, giusto per farlo durare il più possibile. Questa pasticca dopo munizione. Mi preoccupavo più per l'assassino, però è a Vazov. Però se lui rimane in vita, abbiamo più possibilità di sopravvivere che lui muoia e ci scorticano. Vabbè, ma Liam viene con noi, quindi... No, non è quello il discorso. Il fattore è che finché il loro capo è vivo e ci vuole aiutare, nessuno ci verrà addosso. Quando lui muore, se sale qualcun altro, ci vorranno morti. Sì, ovviamente. Sì, vorrei evitare che... No, anche per questo vorrei venire. Quindi per questo ho detto... Io ho dato l'artiglio del diavolo come buon auspicio per i dolori, ma ti do anche questo in caso dovessi stare male, ma proprio male, giusto per farlo durare il più possibile. Okay. E niente, ti lascio commissionare un paio di cose, se vuoi craftarmele, buona. Sì, allora... sì, ditemi che volete e poi io ve le faccio. Vabbè, ti faccio io, vedere... allora, io me la giocherò così. E vado da Dominic e Absalom e dico, io so sotto il registro, se mi date una fucina abbandonata io posso iniziare a darvi una mano con gli armamenti e magari cerco pure di farmi venire qualche idea innovativa su come prende la città, anche senza le tue informazioni. D'accordo. Dico, io dico un po' di sfida. E... poi se mi vuoi dare qualche informazione nel frattempo per facilitarmi il lavoro, io non è che... Loro dicono che ti servono più o meno le classiche armi d'assedio, non è che ti... Ok, arrivo. Le classiche armi d'assedio. E sarebbero molto utili delle trabucchi barra catapulte, barra cannoni, ovviamente. Cannoni è un po', la vedo un po' dura. Sì, esatto. E, però insomma delle armi... assedio con lo scopo di abbattere delle mura e niente, c'è il gatto che non collabora, esatto. Vuole bene, esatto. E oltre a questo ovviamente ti come hai visto benissimo e come è chiaro, il grosso delle armi
bello questa cosa. Sì, il grosso delle armi e dell'equipaggiamento delle, dell'esercito del Stramelson è messo non male di più. Ok. Quindi c'è pure quell'aspetto, diciamo, dai, vabbè, dai equipaggiamento. Io do, sì, farò questo, gli do una mano, gli chiedo protezione, e però voglio cercare anche bassi fondi, qualche profugo di Dormas, voglio cercare nel frattempo qualche cosa quid in più dalla solito arma da sé, che dia uno scopo alla tua vita. Esatto. Ah, guarda, stando lì due mesi trovi in realtà una comunità di Darugar che hanno lasciato il loro popolo e che è stata piccola, una ventina di persone, e che se so tra se ne sono andate a Stramelson alla ricerca di un posto dove vivere in pace. Un piccolo clan, quindi. Sì. E ovviamente loro hanno delle conoscenze diverse rispetto a quelle che avete voi. E in particolare uno di questi tu vieni a sapere che era di una dei clan. Che si occupavano dell'allevamento dei titani. I titani Darugar. I titani sono chiamati così genericamente tutte le bestie. Elefanti, sì. Sì, ma ce ne sono più di una, cioè non c'hanno soltanto due. E in particolare, adesso aspetta che come si chiamavano, allora la casa, sono case, non tribù, case, la casa dei Vlediene con la Y, lui apparteneva a questa casa. Vlediene, 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 ok, D con la D, Vlediene, Vlediene, lo scrivo. Lo scrivo. DLE. Non sei Giorgio. Non è muta. No, non è muta. Si sente tutta a D. Si sente. Devi mettere tutto. Dove è scritto? Su quale chat? Su quella di YouTube. Su quella di YouTube. Due ore come Stram. Su Stram. Che non ci ho aperto. Vabbè, comunque, sto grande, dai. Vlediene. Che in particolare. Ok, quindi diciamo potresti avere delle informazioni su questo da lui. In particolare lui però era addestrava quelli che lui chiama Orduk. E quando ti descrive, tu non l'hai mai visti, però lui cerca di descriverteli in un modo o nell'altro, ti sembrano più o meno, diciamo, degli orsi, però a 6 zampe. Ma come dimensioni pure? C'è più o meno, sì. Io chiaramente mi faccio spiegare che tipo di armatura usassero, che armi ci montavano, perché ho visto il mammut con le armi agganciate. E se la cosa mi sembra fattibile, chiedo a Dominic di cattura un po' di orsi. vabbè, questo diciamo che lo vediamo poi dopo che giochiamo la prossima stagione. E fu così che Carvald tornò alla carica dei orsi, alla conquista. No, c'è con altri animali adatto in zona, su. Vabbè, l'orso. Sempre verde, sta ovunque, come i funghi. Tipo di orso c'è sta in zona. Diciamo che non è che te riesci a trovare un esercito di orsi, però, nel giro dei due mesi. Se te va bene, ne addestrerà uno tipo lui e vabbè, comunque mo stiamo andando già troppo. Questo è quello che fate adesso. Interludio, già è tardi, so che faremo tardi. Interludio. Prima cosa, guardando la vostra scheda, segnatevi i punti esperienza, ovvero per ogni attributo.
ogni attributo. Ogni descrittore, mi si è bloccato il PDF. Per ogni descrittore che avete portato in gioco, ovviamente avete, come ho detto, però con degli aspetti negativi. Sì, 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 con gli aspetti negativi. Lo dovreste essere segnati. Sì, sì, ma... sì. Uno. Uno? Sì, sì, un pizz e un avanzamento. Sì, eccoci, allora. Recuperate tutti i punti siamo spesi, tutte le lesioni subite, poi legami, facciamo come dice il manuale, va? No? Seguiamo il manuale, l'ordine del manuale, legami. Analizza i legami e valuta se cambiare uno più dei propri descrittori, legami, doni e bla bla bla. Di riferimento, ok, quindi diciamo legami, doni e descrittori e descrittori. Ma anche per cambiare i legami ci vogliono gli XP? No, 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 assolutamente no. Questi vanno cambiati concordemente a quello che è stato giocato. Essendo il primo interludio, aggiungo pure che se avete dei descrittori che non suonano più di tanto col personaggio per poi come l'avete giocato, o dei doni tanto che volete cambiare perché l'avevate presi perché pensavate che, però poi dopo li fatti in gioco la cosa è andata diversamente, cioè questo è il momento di aggiustare la scheda in base a come è effettivamente il personaggio e come lo si è giocato. Ok, allora io a questo punto cambierei soltanto come legame quello con Oristeo e metterei quello con Liam, nel senso di supporto, che lo vedo come un fratello, tra virgolette. Ma legame o dono? Perché cioè, se è un legame posso aggiungerlo. Legami con i personaggi sono sempre due al limite. Ah, sempre due. Infatti per questo ho detto cambio con quello di Oristea con quello di Liam. Perché dovete considerare quelli che volete portare in gioco. Sì, sì. Per questo ho detto tolgo quello con Oristeo e faccio quello con Liam. No, ma ricordavo male io. No, 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 sono i legami con i PNG che possono arrivare a 4. Vedi, quello che me lo ricordavo. Quello però si può... Sì. Insomma, quindi ad esempio se adesso, non lo so, se Oristeo vuole aggiungere il legame con Sam e Carl. Che comunque anche se non è che stanno sempre con voi, però c'è il legame con questi due persone. Vabbè, rimango io con Sam e Carl, tutto. Sì. Ma tu in realtà non lo sai, cioè in realtà non ti ho detto niente di Sam e Carl. Poi non so se sto due mesi lì si faranno vedere. Vabbè. Non lo so, sì, poi c'è una paura di Liam, ma mica di me. No, infatti. Però vabbè, non è che mi interessasse. Infatti. Due barboni li troviamo sempre. Allora, scusa, quindi Anthony, come lo volevi cambiare questo legame? Cioè, volevi levare quello con Oristeo? Sì, mettere quello con Liam. Cioè, il senso è... Sì, scusa. Vai. Sei come un fratello e nel bene e nel male io ti aiuterò. Volevo cambiarlo. Ok, no, aspetta. Perché i legami dovrebbero seguire più o meno una struttura che è quella sento o un tipo di sentimento verso l'altro personaggio e poi l'evoluzione di questo, cioè l'obiettivo del legame. Ok, e l'obiettivo delle certo delle gambe. Voglio che le cose vadano in un certo modo, che vorrei, non lo so. Quindi tu scusa, vai. Infatti nel senso si può tradurre nel bene e nel male, lo aiuterò, nel senso che cercherò di mantenerlo in vita. Ok, però non è un obiettivo del legame, cioè non è un obiettivo di evoluzione del legame. Esempio, se tu mi dicevi lo considero come un fratello, vorrei poter dargli sollievo, vorrei poter portare un po' di calma, o no, anche questo lo sta. Sì, no, nel senso è nel senso aiutarlo, nel senso nel... Faccio l'esempio del manuale. Così. Ecco, vai, bravo. Ho fiducia in Varissa perché ha rischiato la sua vita per me in più di un'occasione e voglio che tra di noi nasca un sentimento, un'amicizia sincera. L'obiettivo... voglio che tra di noi nasca un sentimento d'amicizia riferito al legame stesso, non all'altra persona. Cioè, io voglio che il legame cambi in questo modo. Quindi sempre un fattore di legame e non un tipo
voglio aiutare a migliorarlo, bla bla bla, tipo aiutarlo a dissolvere la sua vendetta, la sua ira, tipo tra virgolette. È troppo, cioè nel senso, non, questo legame che tu stai proponendo non si evolverà mai, probabilmente, conoscendo il personaggio di Lian, nel senso che è fondato sul fatto che è incazzato col mondo, quindi probabilmente non è un obiettivo, tra l'altro è un obiettivo che tu cerchi, cercando un po' di capire perché non è così. Questo sarebbe un obiettivo per cui tu, se lo porti in gioco, stai cercando di far fare qualcosa al personaggio di Lian, che è contrario, Simone, che, vuole fare. Che è contrario a quello che voleva lui, quindi non funzionerebbe a livello del gioco. Invece allora, se vai. Proponi in modo tale che è il legame quello che tu vuoi evolvere, cioè penso che Lian sia un fratello, vorrei che lui cercasse me quando non riesce a trovare pace. Adesso faccio un esempio, cioè, quindi diventi, io tutto anche male, diventi magari un punto di riferimento per lui, di cercare di diventare questo, cioè la prossima volta che sbrocca Lian invece di sbrocca viene da te. Questo già è un tentativo di far diventare, in parte già lo sei, quindi infatti vuoi fare una tipo una roba del genere, oltre che l'amicizia, ma anche magari un faro in caso che ha bisogno d'aiuto. Ok, cerchiamo di scriverlo, però. Allora, cosa posso scrivere? Vediamo un po'. Aspetta, posiziono un attimo il telefono. Io avevo due descrittori che un po'. Sì, secondo solo arrivo a stare. Chiudiamo questa cosa qua. Sento che Lian è un. Sento che per me Lian è come un fratello. Voglio che lui mi prenda un punto di riferimento. Mi prenda come un punto di mi prenda come la sua bussola morale. Morale di Lian. Poi se dovesse anche essere che lui sbrocca. Che lui sbrocca male nei passi verso l'abisso, anche il mio passo verso l'abisso è negativo, gli faccio pure ad esempio in senso negativo che sono più brutale di lui se voglio. Sì, ma infatti tu come punto di riferimento mi hai detto verso che direzione. Negativo o negativo. Sì, esatto. Allora, prima di andare ai descrittori, vediamo i legami di tutti, però gli altri legami... Mi sembra giusto. Beh, io non so Simone, ma io e te dovremmo cambiare qualche legame. io volevo appunto evolvere quello con Euristeo. Sì. Credo che sia un peso della compagnia, lo spingerò a rendersi utile in battaglia. Io penso che sia sempre un peso della compagnia, ma lo voglio spingere a rivelarmi il segreto che bramo praticamente. Perché non ho cambiato idea su di lui come persona, però è il mio obiettivo con lui, al posto che renderlo utile in battaglia, io voglio dare a Euristeo la verità che soltanto lui sa. Non so come... Cioè che è un peso? No, quella informazione no, che sapeva lui. Non capivo. Ok, allora direi... Ok, direi che credo che Euristeo sia un peso per la compagnia, potrebbe rimanere. E... Anche se un po', secondo me, l'ha dimostrato di essere un po' più utile. Sì, mettiamola così, in combattimento gli ho dato la pacca sulle spalle dicendogli che stava facendo passi avanti. Credo sia un combattente discreto, mediocre. Passabile. Ma ha dimostrato di avere più qualità di quello che credo. Che pensavo. Potrebbe vederlo sia come un difetto, allora. Cioè devo stare attento a questa cosa. Ok, allora potrebbe essere, sono sorpreso da Euristeo, ma voglio che mi dica il segreto che custodisce. Va bene? Dalle qualità di Euristeo, abbiamo detto. Sono sorpreso dalle qualità. Un disegno pulito di Euristeo. Mi dica il suo segreto. Ok.
Io mi appunto pure che è quello del vecchio Abel, perché se non mi scordo alla fine adesso segreto di Euristeo, il fanciullo. E l'altro invece ho bisogno dell'aiuto di Vazov, ma voglio smettere di dipendere dal suo aiuto. Quello penso che sia sempre valido, perché alla okay. fine mi lascia sempre molti spazi aperto con il suo rapporto. Quindi possiamo fare altri, ho solo due. Mi fa piacere. Tra PG sono due. È un mi peccato che non possa appunto farlo con Ruggi. Anche. Sì, anch'io mi è dispiaciuto. Allora, dovete considerare che devono essere quelli che vi va di più di portare in gioco. Non è che non avete legami con gli altri. Sì. No. Cioè, vi potete comunque, ci parliamo, abbiamo il nostro rapporto. Esatto. Nel bene e nel male. Quello che secondo te è più interessante da portare in gioco, se è il rapporto con Vazov, e cioè questa cosa che vuoi... Non dipendere più da lui, mettiamola così. Esattamente. Oppure, non lo so, quello che avevi in mente. Okay, ma magari la prossima stagione cambio, se si evolve con Ruggine, magari va so bene. Appunto il segreto di Euristeo e cambiamo un pochettino le carte in tavola. Ok. Anthony, mi mandi poi il legame come l'avevi scritto su Discord, che non me lo ricordo adesso. Sì, modifico il PDF e te lo invio. Okay, allora, sto modificando il PDF e pian piano che stiamo facendo insieme. Perfetto. E Davide, tu quindi invece io pure. Io direi con Lian, e ti dico, le sue dote da guerriero non bastano a rendere una persona meritevole del mio rispetto. Okay. Quindi come obiettivo, cioè appunto, sarebbe quello di... Più che obiettivo personale, in realtà il rapporto con Lian, io di mio non dovrei fare molto, cioè, o meglio, a parte fargli capire che effettivamente dovrebbe comportarsi, se sta diventando quello che in realtà gli sta cercando di cacciare. Quindi dovrebbe anche essere voglia dimostrargli che ho ragione, Sì, un obiettivo. Sì, cioè, auguri, comunque, però... Ma io non ho intenzione di rivelargli il segreto finché lui non si dimostrerà quella persona meritevole che penso dovrebbe essere un guerriero della sua con la sua abilità. Ok, allora hai già visto come sono migliorato, che non ho fatto scoppiare casini fuori dalla locanda nonostante fossi pressato, era perché pensavo giusto ai miei compagni. Un un po' troppo presto, è un primo passo. Ok, quindi diciamo che tu c'hai un po' di... Okay. Il mio rapporto con Lian è peggiorato, insomma. Cioè, ho scelto che non merita rispetto. Ok, quindi non provo rispetto per Lian, nonostante le sue doti da guerriero. Spero di riuscire a fargli cambiare idea. Spero di riuscire a... indirizzarlo spero a dimostrare che ho ragione, oppure di limitare i suoi danni. Anche spero di riuscire a tenerla a bada, una cosa del genere. Spero di evitare, non è... non è un obiettivo del legame, cioè il legame con lui, che è quello di non lo apprezzo, no, lo disprezzo. Come vuoi che si evolva questo legame, che lui... Vorrei che lui dimostrasse qualcosa in realtà, quindi è sempre qualcosa di esterno. Comunque difendi i criminali di guerra, non lo so se io ho tanto rispetto per te. Ok, quindi devo cercare di... Vabbè, ci stavo bene, dai. Io questa cosa di... Io so il segreto, non glielo dico. Questa voglio sicuramente portare in gioco, ovviamente. Okay. Quindi diciamo che penso il nostro rapporto si incentrerà su quello. Facciamo così. Allora, potremmo metterla così. Io non provo disprezzo per Lian. Le sue doti di guerra non bastano. E voglio usare il segreto che conosco per farlo ragionare. Ok. Sì, c'è il legame è il segreto, cioè non... ci sta, okay. Ci sta. Sì, sì.
facile da portare in gioco se sai qual è, no? Poi dopo o anche, stai segnando tu. Anche come leva per impedirgli di fare altri casini, che altro, più che per portarlo sulla retta via come leva. Per... Okay. Va bene, quindi voglio usare il segreto che conosco per limitarlo. Sì, per limitare i danni. Sempre che te lo appunti tu, poi me lo mandi? Esattamente. Perfetto. E l'altro legame con Ruggine? Con Ruggine, com'era prima? Penso sia più una bravissima persona. Il legame è una bravissima persona che mi regala un sacco di belle cose. Non c'era praticamente il legame, non c'era l'obiettivo. Non c'era l'obiettivo, però no. vabbè, potremmo aggiungere adesso. No, vabbè, esatto, perché l'idea sarebbe quello di provare un po' di nostalgia. Dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che si è spezzato all'interno di Steo, Ruggi era un po' l'ancora che vedeva un po' come scoglio su cui rifugiarsi. Esatto. E quindi adesso, memoria di questi momenti, vorrei cercare di ricrearli, quindi di riportare Ruggine alla persona che era prima. Ok, quindi per me lo era. Vabbè, c'era anche era un bel per te, certo. Cioè, mi ha sempre dimostrato affetto e mi ha sempre dato un sacco di cose che non ho mai più dato. Mi ha dato solo uno scudo e una balestra del mezzo. Ascolta, con lui mi devo sfogare, ancora non c'è stato il tempo. Cioè, ascolta. E quindi... Okay, potrebbe essere, ho paura di quello che sta diventando. Ho paura di quello che sta diventando, vorrei che tornasse, avrei fatto tornare a Ruggine, la conoscevo. La persona che conoscevo, Ruggine Delian 2.0, ecco. Si comincia così e poi si finisce come lì. Sì, aspetta. Io ho sicurazzato. Aspetta, senti. Ok, quindi avresti fatto Ruggine. Ruggine c'ha quello con Rianno, l'ho risolto perché Rianno nasconde un segreto, qualcosa si è tormentato nel suo passato e voglio scoprirlo, l'ho scoperto. Ah, scusate, infatti non abbiamo segnato per ognuno di questi legami che avete portato in gioco, ovviamente ci avete impiccato. Io ho fatto 5 pix, ci ho messo pure 2 legami, ci ho messo quello di Rianno e quello di Cristiano, in realtà abbiamo segnati. Rianno nasconde un segreto, qualcosa si è tormentato nel suo passato, io voglio scoprirlo, questo l'ho risolto. Non so se evolverlo o cambiarlo. L'hai scoperto, quindi puoi o evolvere quindi il rapporto con lui in base a quello che hai scoperto. Per esempio, sono d'accordo con Lian, deve trovare la sua vendetta, voglio aiutarlo a farlo adesso. Mm-hmm. Oppure sì, dice, vabbè, l'ho scoperto, me ne frega niente, faccio il legame con un altro, o un legame con Lian su altre cose anche. Non lo so, pure in base a come è andata sta stagione, da certo suggerimento. Ma domanda, gli XP vengono presi anche per i rapporti con gli NPC? Sì, se portati in gioco, sì. Vale quello che ho portato col mio allievo quando siamo tornati da Clotilde, quindi ho preso 2 XP, quindi, non uno, 2 allora. Okay. Uno perché avevo portato quando ho sbroccato e l'altro quando con il mio NPC praticamente allora. Lian, Simone, tu tu hai anche usato il descrittore della via della perdizione nell'ultima sessione perché hai ucciso il vecchio Abel perché non hai più pietà, quindi tu hai fatto altri 2 pix. Ah, ottimo, direi. Sì. Quelli danno 2 pix. Ho sprecato poco soma, ma ho fatto proprio pochi pix. Senza di pure soma, che marmellate che facevi. Ma hai detto 2 pix o 3? 3 totali. Okay. Ma sì, uno normale e uno della via della perdizione. Ma si ricaricano anche i passi dell'abisso? Anche? Sì, i passi della perdizione tornano a 0. Ok, tornano a 0, perfetto. Per ogni avanzamento che non utilizzate, avete un... non mi ricordo come si chiama. Allora, io già modificherei prima le gambe con Risteo. Okay. Perché diciamo adesso non provo più grande simpatia, io direi che provo rispetto, perché comunque ci ha risolto un po' le situazioni in maniera che io non sorprendendomi. E apprezzo il suo candore, entusiasmo, no perché non ce l'ha più, molto meno.
provo rispetto per Risteo, poi ci avevo, può tornarmi utile per i miei scopi esperimenti. Si è dimostrato utile per i miei scopi. Provo, cioè, provo, quindi... provo rispetto, si è dimostrato utile. Dimostrato utile. E qual è l'obiettivo delle gambe? Sempre che... cioè, come vuoi che si evolva il legame tra te e Euristeo, tra Ruggine e Euristeo? Vorrei che fosse alfiere delle mie idee. voglio mettere fa proprio, cioè voglio che venditore porta a porta, esatto, voglio, no, nel senso che voglio che lui sia che quando qualcuno vede Euristeo con un'arma addosso strana dice guarda che si è inventato Ruggine oggi, è proprio, cioè, bravo, la mascotte del nel senso lo sponsor, come si chiama, aspetta, se devo stare, vorrei voglio che diventa una cosa più alla pari, quindi voglio che mi supporti nelle mie idee, usandole tipo PR. No, no, tipo... cioè, no, più da pari, diciamo. Tipo il tester, capito? Però il cosciente. Prima sì. Eri il tester incosciente. Molto lo dice, ci guarda, questa se premi qua muori. No, però vi può piacere, capito? Che vabbè, ne pensi di questa cosa? Vorrei il suo supporto per la mia cerca. Ok, va bene. Perfetto. È più sì, diciamo, sì. Più attivo, sì. Meno passivo come prima. Sì. Che poi si può intendere sia come... sponsorizzami sia come testa, okay. Sì, anche come c'ho bisogno di questa cosa devo andare là, dammi una mano, cioè, esatto, anche se... esatto. Okay. E invece quello di Rian, allora Rian, io direi ritengo Rian un povero cucciolo, una scheggia impazzita proprio cucciolo. Io sono un pianificatore, quindi tu per me sei proprio un sassolino nella scarpa. Impazzita. Voglio riuscire a imbrigliarlo nelle mie strategie. Madonna, tutti che mi vogliono imbrigliare. No, cioè, no, no, usarlo. No, sì, no, ma divertente. Io ti consiglio di usarlo. Sfruttarlo. Voglio sfruttare in qualche modo trovare il modo di incastrare. Sì. Fa una strategia in cui la sua pazzia c'ha senso. Così io la faccio basandomi su quella persona. Esatto. Cioè, qua bisogna creare casino. Voglio sfruttare. Il problema è che sei obbligato a trovare il punto in cui serve casino. Esatto. Una domanda importante al volo. Vuoi fare una domanda importante al volo? Vai, prima, scusate, interrompo, perché mi è venuto in mente adesso. Ma quindi noi abbiamo un massimo di punti soma in base ai nostri descrittori. Ma se noi abbiamo tipo il massimo dei nostri punti soma, facciamo un passo verso via della perdizione. Abbiamo altri punti soma o oltre a quel limite non possiamo andare? Tipo io ho 9, oltre 9 non posso andare. Recuperare. Giusto? Recuperare, quindi sì, direi. Ma poi via della perdizione non ti danno, okay, i suoi doni, che in realtà ti danno la soma. No, mi sono espresso male. Allora, i punti soma ne abbiamo 9 dati dai nostri descrittori. Se io faccio un passo verso via della perdizione e ho, si scusa, dai doni, e ho tipo il massimo di punti soma che posso contenere, non me ne dà altri perché recupera, quindi devo almeno averne sprecati almeno uno, sì, giusto? Sì, perché Davide, tu puoi fare i passi sulla via della perdizione per recuperare 2 punti soma. Ah, ok. Okay. Lo puoi scegliere tu proprio, cioè dici ok, ho finito... Sì, scusate, mi sono espresso male io. Scusate. Oppure magari ti servono in quella scena, non ce l'hai, e dici ok, io mi vado, faccio un passo. E poi, combinate sempre a questo, quanti passi posso fare in una sessione? Quanti te ne pare? Al quarto... esplodi. Cambia o se ne va. Ok. Ok, allora torniamo quindi all'ordine. Sì. Abbiamo fatto tutti i legami? I legami, sì. Ok, okay.
durante l'interludio, quindi questo. Allora, abbiamo fatto i legami, descrittori. Avete dei descrittori? Allora, segnatevi quali sono i descrittori che avete portato in gioco, se non l'avete già fatto, segnatevi quanti pixel vi danno. Dopodiché, io non vi controllo, raga, cioè non metterò mai a fare sto lavoro. E dopodiché, quali avete dei descrittori che pensate di voler aggiornare, cambiare, adattare? Io sistemare, allora, perché magari non funziona. Io già, se vuoi inizio io, perché già ho sistemati. Mentre... Perfetto, vai. Allora, io c'avevo i due descrittori, uno osservatore da stile eclettico, che praticamente perdevo il sangue freddo, non avevo un punto forte, perdevo il sangue freddo, sono messo le strette, era quello che mi dava pioggia di sangue. Aspetta, perché tu vai, non era, c'hai un paio d'errori nella scheda, mi pare. Dotazioni superiori non è arte della guerra, ma lo è pioggia di sangue come dono. Ok, quindi che comporta? Segnatelo, perché quello che succede è che quando fai il secondo passo nella perdizione, il dono legato all'arte della guerra ha una miglioria. Una miglioria, diciamo, sì. Ah, ma io volevo togliere pioggia di sangue. Eh? Vabbè, cambiare. Uguale. Ce ne devi mettere un altro dell'arte della guerra, comunque. Quindi, scusa, pioggia di sangue. Pioggia di sangue sta... Però, scusa. Dotazione superiore. Allora, io non mi mancano un po' di... Certo. Ma io ho come descrittore il ruolo, ok? Che ha detto agli armamenti speciali. Esatto. Che c'ha come ruolo. Ecco, quel ruolo che dono mi dà? Dotazioni superiori. Dotazioni superiori, perfetto. Quello non è arte della guerra. No. Ok. Poi c'ho quell'altro descrittore che ti ho detto che voleva cambiare, quello che mi dà pioggia di sangue. Aspetta un attimo, perché questo dovrebbe essere... perché il secondo descrittore lo dobbiamo aggiustare un po' tutti in realtà, perché il vostro master comunque no? Come dire, ha commesso anche lui i suoi, perché il secondo step è quello dell'oscuro passato. Ok, lo dobbiamo modificato, però infatti se riusciamo a sistemarlo un po' tutti, perché vi leggo quello che dice sempre in questo step: ogni giocatore deve creare un descrittore che racconti il suo legame con una delle fazioni e descriva un evento del suo passato che nel bene o nel male ne ha segnato le sorti, spingendolo verso la compagnia. Quindi, quello che diciamo manca un pochino nella maggior parte delle schede era un descrittore che descrivesse il legame con una delle fazioni, che non c'era nei descrittori. Diciamo che paradossalmente, guardando come è andato il gioco, l'avete tutti portato in gioco? Io ce l'avevo con entrambe. Quindi allora posso calcolare anche questo? No, come XP se abbiamo portato in gioco, no? O sbaglio? Non c'era come descrittore, quindi non puoi averlo portato in gioco. No, quello ho sbagliato. Comunque appunto... Ma io questo... scusa. Sì, ce l'avevi, ma non rispettava questa... Tutti ce l'avevate. Infatti, ce l'avevi già detto già l'altra forma. Volta. Ci avevi già detto l'altra volta... Io in queste sessioni ho cercato di pensare a come riscriverla e a questo punto l'ho riscritta in sono sopravvissuto alla morte di due famiglie e ho imparato a sopravvivere nelle tre di confine, punto, anzi no, virgola, a volte a discapito degli altri. Sì, ma non te le relazioni alle fazioni? Sì, tre di confine. Okay. Non è una fazione a parte la tre di confine? Sì, no, è una fazione, va bene. Ho imparato a sopravvivere nelle tre di confine? Voglio. Sì. Quanto ho scritto? Sono in realtà ce l'avete, figlio. Solo non sta scritto. Il legame ce l'avete prima. Eh no, adesso tutto. L'ho scritto, infatti, nel senso, in questi giorni l'ho modificato, aspettavo il momento giusto per dirtelo. Io secondo me ci sta, perché io ho grandi potenze, quindi Impero e Kai e Dormas, cioè con entrambi, hanno distrutto la mia terra, lasciandomi senza infanzia, costringendomi a lavorare per sopravvivere. Il mio lavoro dipendeva da quanto fossi utile. Ora non riesco a vivere se non per il mio lavoro. Ok, qual è il dono di questa cosa? Perizia artigiana, Fabbro. Ok, no, ok, io sulla scheda che ho io non c'è sta scritto. Perché... No, poi l'ho aggiunto dopo il dono. Ok, perfetto. Poi te la faccio bene e te la rimando. Perfetto, se no mi perdo. Ok, quindi
Euristeo, non me lo ricordo che c'è. Scusa, faccio a sto punto, faccio un attimo un giro sullo scuro passato. Vai. Ovviamente quello che dice non ha sentito l'onore. Vabbè, allora facciamo così, rifletteteci un attimo se lo volevate cambiare in qualche modo, e se lo volete cambiare cercate di includerci un legame con la fazione. Poi, il legame con la fazione era quello di Dormas, il mio. Sì, ricordi che avevo rubato a mio padre, quindi sì. Abbiamo detto lasciamolo in sospeso, vediamo che succede, se mio padre ha fatto, diciamo, ha detto che sono stato io, se in qualche maniera... No, non c'hai avuto particolari relazioni con la Repubblica di Dormas, almeno fino al momento. Ma quindi come l'ho modificato è sbagliato, quindi? No, va benissimo. Ah, ok, pensavo, ok, va bene, stop. Non rompo più il cazzo. No, scusate. Se ce n'hai altri da modificare... Volevo modificare... l'arte della guerra. Volevo modificare il descrittore. Il descrittore, Allora, io ho scritto di base, che è quella vecchia, scendo nel campo di battaglia per legare la morte ai miei compagni, so che li vedrò morire, prima o poi ho imparato a non affezionarmi a nessuno. Io volevo modificarle con scendo nel campo di battaglia per legare la morte a chi mi sta intorno, come stato negativo, però non farò questo per chi non lo merita. Tipo, lascerò morire invece chi se lo merita. O darò il colpo finale a chi se lo merita. Va bene. Sì, ci può stare. Perché poi gli altri scrittori vogliono modificarli quando... Medaglia, però... Non... Dipende dalla busta morale di Vaz. Questo è spirito della morte. È il mio bonus, quello per salvare gli altri, positivo. Quindi ho messo il coso positivo, che non sono i miei compagni, manco intorno a me, no? E come negativo è il fattore che... magari in campo di battaglia mi vedono uccidere qualcuno senza pensarci due volte, quando in realtà sono quello che dovrebbe parare il culo a tutti. Quindi chi non se lo merita gli darò io il colpo di grazia. Va benissimo, va benissimo. Anche perché siamo soltanto per iniziare la stagione di ferro, per cui non accadrà mai. Sì, perché... esatto. Dovrei salvare le vite delle persone. E infatti, nel senso, gli altri scrittori li modificherò quando potrò cambiare l'abilità. Ok. E i doni li puoi cambiare, E non ho abbastanza XP. No, non li puoi migliorare, ma li puoi cambiare. What? Io avevo capito che sia evolverli che cambiarli costassero 15 XP. No. In realtà se li cambi non stai migliorando nulla. Esatto. Quindi... Cambia, quando cambi, se cambi i tratti, che è normale cambiare pure i doni. Questa logica. Allora, questo cambia tutto! Segnatevi quali sono i doni che non volete più avere e vediamo. Già, io non ho capito quali sono dove vedo io i miei doni d'arte della guerra. Non ce l'ho sulla schermata, mi registro. La tua, no. Non è artigiano il tuo? No. No, non è artigiano. Il dono della guerra è pioggia di sangue. Tu lo vuoi cambiare, sta? Sì, con che lo posso cambiare? Ok, perfetto. Perché in realtà avevo trovato un altro del trimegistro che mi piaceva. Però non è arte della guerra. Arrivo. Ho trovato uno perfetto. Però potrei cambiare pure la giustaria nella stagione prossima, non è che scappiamo tanto, si spera. Arrivo, Ok, ecco. Share screen. Comunque già gli scrittori di prima l'ho semplificati, perché c'erano quei due che andavano un po' troppo. Allora, questi qua sono... Ok, mo li vediamo. Ah, facciamoci, dimmi il descrittore perché vuoi cambiare pioggia di sangue e come vuoi aggiustare il descrittore, così magari. Io ho un descrittore che mi piaceva, che era pensiero, un dono che mi piaceva, che era pensiero laterale. Se però attuare soluzioni non convenzionali a capire come usare oggetti di culture sconosciute. Ho
ovviamente. Aspetta, vediamo. vediamo quali sono i descrittori che puoi cambiare. Allora, i descrittori sono, io ce l'ho come secondo e terzo, non so come. Vabbè, non lo so. Ok, io c'avevo osservatore da austere eclettico. Cerco di colpire per ottenere sempre maggior vantaggio per il gruppo. Non sono specializzato, non avrei un punto forte da usare se le cose si mettono male. Perdo il sangue freddo se mi stai strette. Allora, poi a parte che è troppo lungo, ho accorciato. Sì, devo cambiare. Questo era il tuo arte della guerra. Esatto, era il mio arte della guerra. Quindi, come lo volesti cambiare? Vorrei cambiare così. Osservatore da costiere adattabile. Mm-hmm. Cerco di ottenere il risultato più elegante ed efficace. Punto. Ma potrei bloccarmi per troppa analisi. Ok, analisi. È un ok. E dici che scelgo come... Esatto. Della guerra... La guerra semena. Sì. Diciamo che i doni poi sulla parte positiva. La parte positiva, scusa, com'era? Sono un osservatore adattabile. Sì, adattabile. Te lo stia adattabile. Osservatore comunque. Ma pioggia di sangue non ti piaceva, perché in realtà è quello che probabilmente è più. Come degli altri? Da lì inizia. No, questo no. Senti, non direi falciare anime nemmeno e danza della morte. Che no, meno. Proprio no. Questo qua è giusto menzione. No, è una cosa difensiva. Occhio di morte. Vuole fare occhio della morte. L'osservatore. Cerco di avere il massimo risultato, quindi cerchina la gente. Ci può stare. E vabbè, poi casomai poi me lo mandi su... Me lo mandi, insomma. E poi l'altro descrittore che volevo cambiare... Aspetto che prendi la scheda mia... Ok, è quello dopo, riflessivo. Mi assicuro di avere sempre un piano per ogni evenienza. Cancella tutto, perdo il sangue freddo se qualcosa va storto. Quello troppo, erano un po' troppo ridondanti tra loro e poco distinti. Ok, questo qua è il tuo... C'avevo la giusta via. Questo qui è il quarto, è il tuo carattere. Il mio carattere, esatto. Perché quello prima era questo sempre da... Esatto. Sì. Questo qui, se non sbaglio, il dono è sempre tra quelli di ruolo. E cioè okay. La giusta via. Non ce l'avremo mai. No, passa gli altri, diciamo. Vedo un attimo come riscrivo, perché vorrei prendere pensiero laterale e a sto punto tolgo la giusta via. Ok, pensa pure a come può leggere. In realtà la parte dell'osservazione e dell'analisi ce l'hai già nel descrittore prima. Esatto. Questo diventa un po' ripetitivo. Casomai trasformare sopra direi tolgo osservatore sopra. No, non posso. Vabbè, non è che è così costrittivo. Se lo puoi togliere l'osservatore sopra, tenete il dono. Non c'è questa costrizione della correlazione stretta. Non è importantissimo. E il punto è che il descrittore, però, e il dono, cerca di farlo in modo che rifletta quello come l'hai giocato da un punto di vista caratteriale comunque.
Sì, sì, no, ok, no, c'è un'idea, dai. Qua lo cambio, lo cambio. Invece di, mi assicuro sempre di avere un piano per ogni evenienza, cerco di avere, di trovare sempre un'idea risolutiva. Ok. Pensa alla, alla, al rovescio della medaglia nel frattempo. Esatto, no, è che se le cose non vanno, lascio me tengo quelle prima, che se le cose non vanno come, come secondo idea, okay. Va bene. Perdo il sangue freddo. Va bene. E a questo ci attacco pensiero laterale invece di giusta via. Va benissimo. Dici tanto. E... Lian e Euristeo, ma non, non so se Anthony voleva cambiare altro. Sì, io ho un'abilità, volevo cambiarla. Ok, che dono volevi cambiare? Volevo togliere praticamente Cantastorie. Che è di ruolo, giusto? Eh? È di ruolo, dico, ce l'hai sulla scheda. Sì, è di ruolo. C'ho sulla scheda del medicale, sì, per mettere Cerusico. Ok, va bene. E com'era la, il descrittore? Ah, il descrittore che avevo prima era... canta storie, conosco racconti e storie incredibili di Guelto, via, sono attratto dai dettagli più macabri e inquietanti. Volevo cambiarlo con Cerusico, che dice, ah, sì, appena ci voglia di aprirlo, grazie, computer, trattiene le anime al mondo materiale impedendo di volare via. Come posso descriverlo a questo punto? È il tuo ruolo all'interno della compagnia, devi descrivere, conto, questo è il primo descrittore, quindi se tendi, cioè, hai intenzione di buttarti più sulla parte proprio de, da medicale standard per come te lo sei giocato, io direi che potresti puntare sul fatto che in ogni situazione comunque cerchi di tirare fuori delle, delle medicine per curare le persone. Sì, infatti per questo era il messaggio, lo usi magari anche per stabilire dei rapporti col, con, della compagnia con gli altri, perché comunque tu hai curato quelli dei briganti all'inizio, hai provato a curare cioè tutti quelli che hai incontrato per stabilire un rapporto, far stabilire un rapporto alla compagnia con quelli che incontri, metti a disposizione le tue capacità, prova a giocarlo un po' su questa. Eh sì, perché appunto l'abilità è molto utile, perché dice che poi io instaurisco un rapporto momentaneo con questa abilità. Si è specializzato nel rianimare i mondi. Sì, esatto, è per questo che volevo sceglierla. Allora, guarda, come descrittore potresti mettere sono un abile guaritore. Sono un abile guaritore e le mie... E offro la mia abilità a chiunque ne necessita? Sì. Anche poi il rovescio della medaglia, ma se adesso faccio anche il rovescio della medaglia, magari no. Sì. Tanto scrivi questo. Tanto scrivi questo, mando il dono. Sì. E invece Simone e Davide, voi avete dei scrittori da cambiare? Ma io come Pokémon farei cagare, quindi, perché mi va bene così, non mi voglio evolvere. Non evolve. Io non lo so, cioè, c'è il tuo ruolo che forse voglio cambiare, ma ci devo pensare. Va bene, va bene. Forse Master 1 c'era che mi potevo ricordare che mi poteva piacere. Quello che se prendevo un danno in battaglia, praticamente si di dono. Magari lo cambiavo con scarica di adrenalina. Siccome è un po' un doppione di... del mio oscuro passato, che alla fine mi dà un vantaggio al primo turno di attacco in una scena di guerra, magari quella lì anche era carina, che mi prendevo un danno e avevo dei bonus a seconda del danno che prendevo. Aspetta, no, non me lo ricordo. Allora, il dragone, i doni. Ah, ma io ce l'avevo. Mamma mia, che scelta. Immune al dolore? Esatto. No, immune al dolore è che quando subisci una lesione, che ti rende difficile o impossibile una certa azione, la puoi ignorare.
Allora aspetta che devo riaprire il PDF, che sennò impazzisco. No, no. Ma l'avevi mandato, vero, quello del dragone? Sì, superare il limite. Una volta per scena puoi infliggerti una lesione per trasformare un fallimento in una riuscita standard. Ok, quella. Come doni quelli possiamo prendere per il nostro ruolo, vero? Per il tuo ruolo, per il tuo ruolo e il tuo carattere sono quelli, no. Ok. Ok. Legami l'abbiamo visti, descrittori l'abbiamo visti, doni pure. Se ci avete, ragazzi, ovviamente non l'abbiamo fatto adesso, se ci avete comunque dei dubbi durante la settimana, poi lo... Beh, comunque io ho modificato tutto, poi salvo il PDF e te lo invio e dimmi se ci sono eventuali errori, sì, al massimo. E adesso però andremo a fare un altro lavoretto. Aspetta, sempre controllo il manuale per vedere se mi sta ascoltando qualcosa. Delle cose che bisogna fare qua, è dietro l'angolo, errore. Ok, sì, mi ero già scordato. Ok, analizza i successi della compagnia e se è giustificata la narrazione, modifica i descrittori per rappresentare il cambiamento. I descrittori della compagnia? Della compagnia. In che senso? La descrizione della nostra... del no, i descrittori, gruppo. La compagnia ha dei descrittori, ve li rileggo. Poi si possono fare sì, sarebbero... Sì, sì, dipende nel caso. Vediamo se riesco a farvi vedere senza spoilerarvi tutto. Arrivo, eh? Tranquillo. Forse sì. Lo apro adesso. Ok. Condivido questo adesso. Che tanto il resto è tutto su questo. Mi schermo. Yes. Ok. Questi erano i descrittori della vostra compagnia. Quindi... aspetta che è in minuscolo e non riesco a vederlo col cellulare. Aspetta. Ah sì, ok, la descrizione principale, ok, non può resistere un nostro attacco, le nostre mura, bla bla bla, sì, ok, ok. Mura e ponti a questo punto. Non mi fa zoomare più di... non mi fa zoomare. No, ho zoomato io con le dita, tranquillo, visto che perfetto, si può fare. Perfetto. Nulla può resistere al nostro attacco, le mura cadono e le legioni si aprono grazie alla nostra forza di sfondamento. In realtà questo questa è perfetta. Reduci dal fronte, reclutati da un'ambiziosa e spregiudicata nobile di Erenwald, questo era il vostro legame con la fazione, era questo. Che è rimasto quello? Vabbè, ormai non siamo più tanto reduci, abbiamo un po' superata la cosa dei reduci, direi. Sì, esatto, bravo. Siamo... mercenari esperti e reclutati, no, esperti no, mercenari con un certo vissuto e emergenti. Emergenti X Factor tra poco. It's no, mercenaries, però sì, sì, non è... vabbè, siamo anche lasciati. Beh, io direi che aspettavo reduci, cioè. So se ci facciamo veramente... se ci diciamo veramente un nome, ma solo non ha senso, secondo vabbè, però secondo me lì la cosa più importante è che siamo proprio misti, nel senso siamo proprio reduci da ogni dove più che dal fronte, perché è tutto un fronte qua, reduci siamo di ogni etnia e razza possibile, da ogni fronte mica siamo un circo, reduci da ogni fronte, mi piace. Ogni fronte, sì. Ok. Reclutati da un'ambiziosa e spregiudicata da una biodiere. Adesso lo lasciamo così? Sì. Ok. Legami con fazioni si possono aggiungere, perché in realtà... è un descrittore visto, quindi puoi aggiungere... Ci stiamo spostando anche verso altre fazioni di Carvald.
comunque stiamo, non è che noi come impero, noi come compagnia stiamo stringendo accordi con la città, diciamo, di Carvald, l'unica cittadina di Carvald rimasta. Famo il Sund, come fai a scontare? Sì. No, non l'avevo ascoltato, non lo volevo pronunciare. È diverso. Impegnati a favore di un gruppo di reduci di Carvald. Sì, tutti d'accordo. Un gruppo a favore di un gruppo. Ah, questo persone. È il descrittore della compagnia, però. No, del... deve essere okay, d'accordo, sì. Pure. Insomma. Tecnicamente no, allora è la volontà dei voi giocatori, esatto. Di quello che volete che faccia la, come si è scritta, la compagnia. Tecnicamente Clotilde non fa parte della compagnia, questo l'avevamo fatto apposta anche per avere queste libertà. Noi ci siamo impegnati, mo, mettiamo come te pare, non è che... esatto, noi come compagnia, infatti, pure se fatto, ormai si sono impegnati, cioè, che... certo. Prendere fuori di un gruppo di superstiti di Carvald. Sì. Un gruppo organizzato di superstiti di Carvald. Penso che... Ah, pensa come si scrive la prima volta. Hai visto come si scrive Carvald? Ho scritto un 60 modi. Va bene. Dimensioni e importanza. Un piccolo gruppo di specialisti conosciuto per aver espugnato in pochi un bastione. Ora, qui, piccolo lo dico ancora. Gruppo di specialisti, sì. Qua il successo del ponte, forse no, che abbiamo detto, però di tenerlo un po' sotto traccia. Sì, ma vabbè, ma sono già arrivate le voci a Carva. Sì, forza, sono scappati quelli. E... Nico, intanto mi salta. Beh, magari secondo me qua ci siamo anche un pizzico ingranditi mentre eravamo okay. Via. Facciamo così. Un gruppo di specialisti. Beh, in due mesi comunque qualcuno si recluta, cioè, voglio dire, per quanto sì, la sì, cosa si sparga, ma qualcuno saprà che noi quel ponte sì, abbiamo preso. Qualcuno a parte cazzo da dirti a chiedere a portare un curriculum da ci sarà andato. Per aver espugnato obiettivi ardui. Gira voce che la vittoria al ponte. Ah, sì, mi piace. Gira voce che la vittoria al ponte sia merito. Abbiano avuto un ruolo importante. Però. Mettere proprio gira voce. Che l'impero ha superato il ponte grazie alle nuove, un po' troppo. Io invece la prima volta, va bene. Conosciuto per aver aperto la strada all'avanzata dell'impero? Anche. Troppo? Troppo, sì, forse è troppo. Vero. Ma contribuito, dai, facciamo. Contribuito ad aprire la strada all'avanzata dell'impero. Collateralmente, perché noi siamo già passati. Ok, a questo punto questo va cambiato per forza. Conosciuto per aver questo sì, anche no, in realtà questa era la stagione del sangue, quindi lo lasciamo così a futura memoria. Beh, sì, va siamo riusciti, metti check, riuscire a far parte dei grandi giochi e diventare una compagnia di preordine, questo era il vostro obiettivo di compagnia, e direi che con l'accordo che avete volete portare e volete stringere dovremmo esserci. Ci sta, sì. Dai. Questa è come lo segnerò. E ora c'è sta obiettivo stagione del ferro. Allora, per la stagione del ferro... Vabbè, chiudiamo anche quello tattico di Dominic, che penso sia stato fatto. Sì, sì. Okay. La stagione del ferro immagino sia prendere... Dice che Dan, noi si chiamo Dai, no? Cambia poco in fondo. Allora, per quel che caso c'è, di nuovo, bisogna stabilire un obiettivo per la compagnia. Mm-hmm. Considerate questo, lo decidiamo sempre al tavolo. Aspetta, perché
avete in realtà, dobbiamo stabilire un descrittore che rappresenti il vantaggio dato dal fatto che avete raggiunto il vostro obiettivo nella stagione precedente. Quindi vantaggio direi che avete... Beh, abbiamo un'informazione in più. Accesso a delle informazioni riservate, insomma, abbiamo solo noi a questo punto. Che hanno... potrebbero avere... per la conquista di... va bene? Vantaggio, un attimo. Sì, beh sì, direi di sì. Ok. Sì. Avete... insomma, anche per cercare di prendere un posto, cesso. Un posto. Sì, tra... sì. Esatto. Vabbè, quello è... tra alla fine tengo per gire sangue. Okay. In realtà osservate un vantaggio severo ma giusto. Osservate adesso bisogna sapere il nuovo obiettivo della compagnia per la stagione del ferro. La stagione del ferro è quella in cui ci sarà ci semena forte proprio. Il ponte sarà un dolce ricordo. Era solo l'antre, è la gira del primo superiore. Esatto. No, il campo scuola. No, guarda il primo, me la ricordi perché non capisci niente. Minchia, ho un progetto per Liam, guarda, per la vera battaglia che mi dà la confusione solo a pensare. Ma io direi che più che prendere Whitman è farsi un nome, essere i primi a fare Whitman. Farsi un nome, cioè, prendersi una fetta grossa e entrare di importanza nella lega professionisti, insomma. Che è basket. Che è basket. Sì, io, a me proprio essere i primi a entrare a Widmar. Vabbè, anche qui. In quel caso, sì, ma sempre perché... Allora, il ragionamento è questo. Widmar la prendiamo, punto. Non c'è se, non c'è ma. Non è mi piace o meno. Mi piace, ragazzo. Come la prendiamo? Cioè, dobbiamo essere noi quelli che... Ma chiaro. Il nome che strappa sulla bocca di tutti. Dobbiamo guidare la presa di vita. Guidare non ce la faremo mai, probabilmente. Perché non allora, siamo una posizione. Potreste guidare un fronte. Più che altro emergere. Riuscire a emergere. Esatto. Esatto. Come parte importante dell'assedio, finire sotto i riflettori in qualche modo, esatto. Avere sì, una fetta di merito dalla battaglia, sì, ma quella è una fetta di merito, ce l'hai se partecipi come assediatore. Il cazzo, cazzo. Avere la fetta, no, una fetta proprio. No, non è detto, magari Clotilde si fa pagliaccio e dice è merito solo mio dei miei uomini, nessuna compagnia mercenaria ha partecipato. Quello è il nostro obiettivo, cioè, non è che deve succedere, quello è il nostro obiettivo. Quindi, cioè, secondo me è il quiz. Fa una stronza. Secondo me appunto il nostro obiettivo è avere importanza in questa battaglia. O prendere i giusti meriti dopo la battaglia. Anche. Perché... in ogni caso arriva alla fine che noi siamo gli arrieri d'acciaio e che la nostra compagnia sia conosciuta ovunque, cioè veramente, a parte gli scherzi, come dicevo, entrare nella Major League, però nel senso che veramente dobbiamo, siamo una compagnia piccola, diventa una compagnia importante. Ma ci stiamo, secondo me, nel giro di quelle... Dio, mi sta scaricando il telefono, merda. E la grana. Raga, scusate, ma mi sa che devo ripassare sul PC perché non ho una presa libera e... Vai. Ok. Ho scritto la partecipazione della compagnia alla conquista di Widmar deve essere conosciuta da tutti. Così, abbastanza generico. Raccoglie un po' tutto quello che volevamo. Abbastanza tema cristiano. Esatto. Minchia. Ok, ora bisogna stabilire un obiettivo tattico sulla mappa. E direi che si chiama Widmar l'obiettivo tattico sulla mappa. Sì. Senza
sai neanche l'altro. Guarda la mappa, in realtà poi ve la faccio vedere, ma Widmar è abbastanza vicino a... Sì, sì, ricordo, stanno proprio... sta un po' più in alto, mi sembra, maggiormente più in alto. Widmar. Ok. E poi? E poi... E questo l'abbiamo deciso e direi che allora, se ci avete poi altra cosa, se non ci avete penso X sufficienti per comprare cose, no, nessuno penso, esatto, no. Però i sogni portati in gioco ce ne sono? Cioè, al di là di raggiunti, avete portato il sogno in gioco? Beh, no. Un pochino sì. Io sì, tecnicamente. Però non l'ho trovato, quello è la cosa. Vabbè, però l'hai portato in gioco. Sì, quello sì, quello sì. Sono 4 pixel il sogno portato in gioco, ragazzi. Davvero? Ah, 4 da aggiungere ai 3 o è uno che fa diventare... Sono da aggiungere, sono da aggiungere. Ok, quindi senso. Io direi di no, perché il mio sogno era scoprire qualcosa di vaccino sbordando grandi potenze, direi di no. No, beh, proprio, lo stiamo... hai appena iniziato tu, diciamo. Sì, esatto. Ho proprio calcolato, sto aspettando sulle scritture. No, sapevo che poi la guarda. Se non sbaglio. Ah, Giorgio, riammetti Anthony. Ah, sì. Non so, raga. Dicendo... Ok, l'ultima però cosa, scusate. Aspetta, però sul sogno vai. Scrivo 3 HP, non 4. Sì. Allora, questa... Cos'è la musica? La musica araba. Sì, la mia compagna che sta ascoltando la musica in cucina. Vado a chiudere la porta, arrivo. Non è quindi che entra sì. Nel jack, sembra quasi che la sentiamo dalle casse del tuo computer. Sempre e... con tanti strani. Ah, sì, c'è scritto 3 pixel, però qua c'è scritto 4. No? Sai, banalmente. 3 e mezzo. Provo a vedere la versione più aggiornata del... Eccomi. Vabbè, comunque possiamo segnare che entra in gioco, poi penso che in una settimana... Sì, comunque, segnatevene 4, raga, segnatevene 4. Segnatevene 4, stop. E, no, l'ultima cosa che stavo vedendo però è che per ogni avanzamento che non avete speso... ricevete un punto destino, però temuto... Master, perché perché prendiamo 4 punti esperienza tutti quanti? No. Chi ha portato il sogno in gioco prende 4 pix. Ho mutato Anthony però perché fa veramente rumore. No? E per ogni avanzamento non speso, quindi tutti. Avete un punto destino. Durante la stagione successiva potete spendere un punto destino per avere un dato vantaggio al personaggio o un alleato, giustificando come il destino della compagnia si metta in mezzo a ciò che sta accadendo. Nessun personaggio può accumulare più di 3 punti destino. Ma noi ce l'abbiamo quindi punti destino? Sì, perché ogni avanzamento che non usate non li usate. Gli quindi noi non li usiamo perché non abbiamo fatto abbastanza di X. Esatto. Quindi non abbiamo 3 punti destino noi. Tu quanti avanzamenti ci avevi? Che vuol dire avanzamenti? Già? Avanzamenti sono i passi. Gli avanzamenti sono quelli che ti servono. Per... Sono quelli? Passi nella compagnia. I passi nella via della perdizione. Ogni passo ti dà un avanzamento. Gli avanzamenti le servono per spendere i PX. Se non li spendi c'è un punto destino. Ok, quindi io ho fatto un avanzamento. Cioè, non, ho speso, non ho speso, non ho speso mix, quindi c'è un punto destino. Okay. Esatto.
penso tutti uno solo, no? Perché non penso nessuno abbia fatto più del passo. Cioè, avete tutti un punto destino. Questo credo che sia un interludio, spero di non essermi perso niente. Ma domani ti massacreranno sul no, canale. Poi so io che non fastidisco quando mi scordo i pezzi. Perché poi dopo vado a preparare la sessione successiva e faccio, ah vedi, se gli avevo chiesto sta cosa, adesso era tutto più facile prepararla. Me l'avevano detto loro, no? Tipo l'obiettivo della stagione che noi durante la creazione non abbiamo fatto. Della stagione del sangue abbiamo fatto la sessione successiva e quindi la prima sessione era un po' così. Vabbè, questo era l'interludio. Ci sono ancora alcuni che devono limare un po' i descrittori, se non sbaglio. Ormai, vabbè, fate l'inserimento. Io ti sto a fare sulla scheda, te la mando proprio. Quando ce l'avete mandatemeli, che ormai così cerco. Gli scrittori sono rimasti questi, non è che te l'hanno mandati altri per caso? Doni? Doni? Doni. No, i doni sono questi. Sono quelli che ci hai mandato. Ma sono quelli là. Cioè, quelli là sono quelli del ruolo? Qui sono quelli di ruolo. Non so, sono pochi. E non c'è quello che... Sai, che volevi? Che c'hai bisogno? Ma c'ho il suo descrittore che del tuo ruolo. Quelli del ruolo, sì, quelli del tuo ruolo. Eh? Perché in realtà è... sto perdendo un po' quella fedeltà che ho visto come sono andate le cose. Mm-hmm. E quindi starei perdendo, diciamo che sto passando più da soldato ubbidiente a diplomatico della compagnia. Ok, quindi che vorresti? Perché vorrei, non lo so, cioè il descrittore lo volevo cambiare, però il dono non riesco a trovare qualcosa che si incastri bene con... Pensa prima al descrittore, il dono ci arriviamo dopo. Pensa prima al descrittore. Cioè, come lo vorresti cambiare al descrittore? Il dono il descrittore ci devo pensare, quello che dicevo prima. Ok, allora facciamo così, pensa al descrittore. Ok. Poi o la settimana prossima o durante la settimana, se me lo mandi, casomai vediamo se c'è qualche dono più adatto. Ok. E... considerate che tra gli avanzi... Vabbè, niente, ok. Questo è quanto. D'accordo? Bomba. Va bene. Direi che ci siamo. E abbiamo fatto l'interludio. Ce l'abbiamo fatta. È tardino, neanche troppo. E quindi vi saluterei qui. Ci vediamo la settimana prossima, penso, come al solito. Ok. Ciao a tutti. Ciao. Sapere i miei turni, ragazzi. Sì, poi ci... Vabbè, poi.